Perdono, eh, perdono. Ah, ok. Tu spieghi meglio. Grazie, no, grazie. Con, allora, considera che io ti dirò che c'è la traduzione in modo che lo possano seguire, capito? Sì, ok. Quindi, secondo me, puoi leggere. The problem of reading in mm -hmm. Italian is I have to look at the paper because I don't know the words. Yes. Otherwise, if I were speaking in English, mm -hmm. then I can speak and improvise, but okay. it's, it it's not going uh, to be exactly this. Okay. I understand, you I understand perfectly okay. what you are saying. I can't believe You don't know. I don't know. I don't know. It's better for the people is to speak in Italian, right? Or do you think it's in English? I think so. But if you want to read in English. It, um, more <laughs> simple for the people when you uh, stop and you. commentare? Any si. And you explain. Uh, explain in not Italian, each or Italian only Italian or only, only English. Italian. Then I, I will go only in English language then, because I can say more things. Okay. Okay, okay in English. Okay. A una, una, si va a dormire completamente con il. No, English. no, no. no. Read this. Read this. Buon bon pomeriggio. Ho un problema dopo aver mangiato a Napoli. Ho un problema. Ho un problema. Dopo aver mangiato a Napoli ho una sfida a parlare. È. È una sfida eh. a parlare, è una conferenza per me. Mm? Anche per voi è una sfida. Anche. 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 No. Ah, anche per voi è una sfida ascoltarmi è, è, ascoltar, è una sfida. È una sfida Quindi come vengono senza Ok, perfetto. Solo i politici. Francesco vieni vicino a me. Allora lui legge in inglese. Io dirò a tutti quanti che hanno nella loro cartellina la traduzione in italiano di

però abbiamo no. dimenticato che il primo no, intervento del pomeriggio è sempre quello più problematico problema è un, un, un problema è un problema Abbiamo ah. formulato una frase ah, che lui dirà. Ah, vale, vale. Vi prego di accomodarvi, tra pochi minuti iniziamo. okay <laughs> <coughs> you Ben ritrovati, eccoci di nuovo qui. E dopo questa mattina abbiamo, abbiamo esaminato diversi aspetti. Eh, di, questa, di questo congresso dalla rete delle professioni tecniche alla politica all'università dedichiamo questo pomeriggio alle istituzioni ed iniziamo con Vittor Correa che è presidente della federazione europea dei geologi eh, vi facciamo un applauso Vittor farà la sua relazione in inglese, voi tutti avete la possibilità di seguirla attraverso una traduzione che avete all'interno della vostra cartellina. Chi ha piacere di, so. Per chi ha piacere di seguirlo. Prego Vittorio. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio e grazie al Consiglio per invitarmi per parlare oggi qui. I buon pomeriggio per voi. Ou é um oh, eh, un problema do por haver mangiato, uh, a, a Nápoles, um, porque é para falar em uma conferência. Mas é é per voi, porque tem que escutar-me sem adormentar se <laughs> And I have to change to English because, as you can see, my Italian is awful. My presentation will be about the, the role of geologists in society. And I will be speaking about geology, about the past, the present, and the future of our profession. I will start with a book. We have heard this morning some stories about the beginning of geology, but geology as a profession um, started, in fact, in the 19th century. And um, this book was uh, in French Le Guide du Geologue uh, Voyageur. It was written by Amin de Bouet. Amin de Bouet was the president of the Geological Society of France and he wrote this book in 1835. And in that book, he gave some specific instructions about our geologists should behave when we are doing field work what he says about is how we should in fact uh, collect rocks which type of tools we'll be needing um, and you already mentioned the, the, the hammer the, the not the s-wing hammer but the hammer that we have in the in the logo and uh, it was uh, it's it's relevant to look uh, to the fact that 200 years after that book, still today, geologists have the same type of behavior, and when we are doing field work, we still do this type of strange look. This is how we normally look. And this is also one of the reasons why it's difficult for geologists to address politicians or to address, or to address the media. There are specifically two main reasons for that. One is the scale of our work. Some of us work with things that are very tiny, so we need microscopes. Others are using satellite images just to watch the land, as in this image uh, with the um, African rift. Of course, this is part of the problem: the scale. The other part of the problem is the time scale. We all are used to deep time, and this is a record of time. But Normally, politicians don't understand this time scale. They say, no, this is too long. It doesn't make much sense to do some type of planning to events that can take millions of years. What they normally do is to react to s events that can be deployed in seconds. This is an image from the earthquake of 1755 in Lisbon. I'm Portuguese, as Isabella said, so um, I'm. Uh, I was born in Lisbon, so I understand perfectly how an earthquake can change the culture of a town. In the case of Lisbon, it's interesting to notice that this earthquake had a huge impact in all the society of those times. In the 18th century, people believed that they can control nature. We have already the equations from Newton, we have a lot of information, and apparently everything was. Under the control of men. But after the earthquake of Lisbon, the Age of Enlightenment ended, and we have started a new period, which is Romanticism. If you look to paintings from those periods before and after the earthquake, this painting was painted after the earthquake. And it's an image of the Louvre uh, Museum in France, showing the Louvre in uh, ruins as it will probably happen after an, uh, an earthquake. Speaking now about geology, geology, as you can see, has shaped society, and this happens since the dawn of man. In, uh, in the Stone Age, um, we can say 40,000 years, probably 3 million years, but this is the time period when men started to use tools. So, geology is with us um, since we have writing first for tools. Then for uh, coins, and later um, for jewelry. And it's important to notice also that all sophisticated societies depend on geology. They depend on geology because they need coin. First fact. Second fact, they also depend on geology because they need materials to build buildings. All the expressions of power, the public buildings need materials like this one in uh, Spain. Uh, the Roman aqueduct in Segovia, and they also of course need guns. Those three types of materials all depend in geology, and geology also had a huge impact on the um, industrial revolution. If you look to this steam engine, it was invented by Thomas Newcomen almost one hundred years before the use of the steam engine in railways. and the reason for that is that this engine was built to take the water, to pump the water out of the coal mines in Newcastle? Geology was also at the beginning of wars. When Japan decided to invade Manchuria in 1931, in a scale of events that ended with the Second World War, it was because they were needing coal and they were also looking for um, iron. And geology again. At the beginning of the European um, Commission, or at the European or the community of steel and, um, and coal was there. This is a picture of the signature of the Treaty of Paris. Uh, and Schumann, who in the middle of the, of the image, was signing the, this document. And the Treaty of Paris has two main tasks. One is to avoid another war and the second was to have a map of all the mineral resources, and this is what they call then the atlas of mineral resources in the world, because this is very important to predict or to prevent a war. speaking now of today, and i'm almost finishing, some familiar depressing facts. first, the population of the world is doubling every 40 years. this picture was taken in 1940 in quanai island in the united states. In 2100, when we are turning to the 22nd century, we we'll be, will be having in the, in the world 16 people more. Another familiar, depressing fact: we try. We need resources. This is a pile of schools of bison in the United States after the um, uh, uh, when they were building the railways to the west. So they have hunters chasing the bison and. The business almost disappeared. I've heard today that some of them are still living in Italy. So, we have some solutions. None of these solutions has to do with geologists. The ones that have to do with geologists are these ones the ones that, have, uh, uh, that are about the future. First one water. Clearly, water is going to be a big problem. In this century, we'll be needing not only water, the quantity of water, but we'll be needing water with quality. We'll be need, needing water with drinking quality. This is an image from the United States from the drought they had two years ago. We also are going to need, or we still need, soils. We need agriculture. This is an aerial view of Almeria, south of Spain. A lot of greenhouses. And we'll be needing raw materials. This was the announcement of Tesla in the first May last year of the new... Power pack. This is that can change completely the market for raw materials and also, of course, the market for energy. This is a picture from Iceland on geothermal energy. So, energy, raw materials, and water, and of course, soil, these are areas where geologists have a role to play. And to close, this is naturally all about competence. We need to have this circle of competence, we need to progress. in una sostenibile di risorse, abbiamo bisogno di professionisti competenti e we need di politici con capacità e conoscenza. È Grazie a tutti. Grazie a Vittor Correia e complimenti per il tuo inglese, portoghese ma soprattutto italiano. <laughs> e adesso okay. eh, proseguiamo e eh, salutiamo, eh, invitiamo qui la dottoressa Vera Corbelli, del distretto idrografico dell'Appennino meridionale. Io mi fermo qui a parlare. Se hanno caricato dalla regia... La regia è pronta per la dottoressa Corbelli? Sì. Perfetto. Allora, vediamo se funziona così. Non vedo, non riesco a farlo funzionare. Ok, funziona. Perfetto. Buongiorno a tutti. È un piacere per me trovarmi qui oggi. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio il presidente Franco Peduto che poi è anche un amico di lunga data il dottor Russo, Mauro Grassi e tutti gli altri presenti che in questo momento non riesco bene a visualizzare. Vedo il professore Barberi, che saluto con grande piacere, professore. Per me è un onore oggi incominciare a, non dico tutto, a rappresentare quello che si sta facendo nel campo del, dei bacini e dei distretti. E di tutte quelle specificità che stiamo portando avanti come studi pilota e aree di approfondimento nell'ambito di un territorio molto vasto, quello del distretto dell'Appennino meridionale, parliamo di un territorio di circa 68.000 km quadrati. Ma per me è proprio un onore perché la figura del geologo, dice la geologia che verrà, la figura del geologo che spazia da campi vastissimi e di come il geologo, specialmente per chi ha fatto un percorso lungo nei vari, eh, nelle va nei vari temi e sulle varie problematiche, ma soprattutto affrontando la geologia e il territorio nella visione di area vasta, e di quanto sia importante il ruolo del geologo in questi campi e di quando il geologo riesce a dare come risposta in termini di comprensione di analisi e di risposte a quelle che sono le problematiche di territori così complessi come quello del distretto dell'Appennino meridionale. Io mi occupo dei, di bacini e di, eh, ultimamente di distretti da un po' di anni, qualcuno che mi conosce sa, da oltre 25 anni. Sono, mi sono occupata all'inizio in, all'università di ricerca nel campo sedimentologico. Facendo un'esperienza molto interessante come campagna oceanografica a largo del Golfo di Taranto. E poi ho lavorato in Valdagri con la buonanima del professore Pescatore, che ringrazio per l'aiuto che mi ha dato negli anni e a cui vi invito di, di fare un ricordo perché è stata una delle persone che ha guidato i giovani geologi, ormai non siamo più giovani, in quello che è proprio l'approccio di aria vasta, del, della geologia che comprende i sistemi complessi. Poi mi sono dedicata al vulcanico, radicismo di Pozzuoli, e ho incominciato, seguendo la commissione dei marchi, ad occuparmi di pianificazione di bacino, di pianificazione di aria vasta. E prima che uscisse la legge mi innamorai del lavoro di tanti anni, il professore Barberi sicuramente conosce meglio di me di questa impostazione esatto. che era stata data, questo approccio olistico se vogliamo ai problemi del territorio e del sistema fisico ambientale. Mm -hmm. E poi mi sono trovata a lavorare in regione, Campania, con le altre regioni, fino ad approdare al esatto. bacino. Quindi ho avviato questo discorso dei bacini idrografici col bacino del Volturno, poi grazie proprio al professore Barberi ho fatto un'esperienza con Sarno e poi si è esteso tutto il lavoro al bacino, al distretto, occupandomi ultimamente anche di situazioni complesse come l'area di bonifica di Taranto, 650 km quadrati di aree fortemente compromesse da sistemi industriali e non sole, e della depurazione. Depurazione andando ad interessarmi di depuratori ambi che servono città metropolitane e quindi sono arrivata ad oggi. Perché vi ho raccontato questo? Perché proprio per dire come la figura del geologo con buona impostazione, non più il geologo puntuale che va a fare la verifica per, anche utilissima per delle strutture o infrastrutture, ma il geologo che spazia, spazia in area vasta, che di contributo, e che non si può sostituire certo ad altre figure, di contributo a quella che l'analisi la, la, e la conoscenza dell'evoluzione del nostro sistema. In questi anni abbiamo focalizzato l'attenzione sulla risorsa suolo, la risorsa acqua, la risorsa ambiente connessa, focalizzando l'attenzione sulla sostenibilità di queste risorse, quindi sulla disponibilità che abbiamo, sull'uso che si fa di queste risorse, sul monitoraggio e su quelle che sono le azioni. Che si fanno non solo in termini di interventi strutturali, ma interventi non strutturali, e quindi proprio andando a rimarcare in questo, in questo percorso quello che è il concetto di sostenibilità. Dicevo prima, i bacini e i distretti, varie sono state le leggi, quindi un percorso lungo che ha caratterizzato le acque, e il suolo, in maniera diversa insieme, anche se la 183, come voi sapete, ha dato, è stato uno step importante nel, nell'evoluzione di quelli che poi i processi di pianificazione di bacini e di distretto. In Italia, con la 183-89, sono stati individuati vari bacini, a questi corrispondono... 39 autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali. Dico ancora corrispondono anche se tutti quanti sappiamo che ormai è stato superato il concetto di, di autorità di bacino a livello nazionale, regionale e interregionale per sostituirsi con quelli che, sono, che saranno le autorità di bacino di distretto e quindi dal bacino siamo passati al distretto. L'Italia dall'89 al 2000 ha fatto un percorso di grande valore e di grande rilevanza a livello nazionale, ma io dico anche europeo, andando ad introdurre dei concetti che in altri pochi paesi europei hanno portato avanti, in particolare mi riferisco alla Francia, ma questo concetto di affrontare il problema delle acque, del sole e dell'ambiente connessi in un unico sistema fisiografico di riferimento, il bacino, l'hanno fatto in pochi. E questo ci ha portato poi a redigere e a elaborare i cosiddetti piani di assetto idrogeologico. Veramente prima erano piani per la difesa del suolo, piani per l'ottimizzazione della risorsa idrica. Poi in seguito a Sarno e tutto il lavoro che fu fatto per Sarno, con la 365 abbiamo incominciato ad introdurre il concetto di, piani, di pianificazio, pianificazione per l'assetto idrogeologico. C'era stata anche una serie di evoluzioni nel campo delle acque, siamo passati dalla legge, la legge Merle al 152 del 99 che purtroppo ha riportato quel concetto di bacino, anche per quanto attiene il governo della risorsa idrica, a, a limiti amministrativi. Questo è stato uno dei grandi, delle grandi, diciamo, dei grandi errori che ha commesso il nostro Paese, riportando tutto a livello regionale ed avviando quelli che sono i percorsi per i piani di tutela delle acque. Nel 2000, non mi, sto, non mi soffermo su questi aspetti. Nel 2000, la Comunità europea, con la direttiva 2060, ha richiesto a tutti gli Stati membri di lavorare per distretti, cioè tutto il, tutto il lavoro relativo all'ottimizzazione delle risorse, alla sostenibilità delle risorse, al governo e alla gestione di queste risorse, acqua e suolo, deve essere ricondotta a quelle che sono le unità fisiografiche e distretti idrografici. In Italia, abbiamo. Individuato con, la legge, con il decreto legislativo 152 del 2006 8 distretti idrografici. Quindi questi sostituiscono quelle che sono le attuali, diciamo tra poco saranno completamente soppresse, le autorità di bacino regionale, nazionale, regionale ed interregionale. In Europa sono state individuate 110 distretti idrografici, come dicevo in Italia 8. Uno di questi otto distretti è proprio quello dell'Appennino meridionale. Abbiamo il distretto padano, delle Alpi orientali, il distretto settentrionale, quello centrale e il distretto dell'Appennino meridionale, Sicilia e Sardegna. Attualmente questi distretti sono coordinate dalle autorità di bacino nazionali ed in questi giorni è in fase di preparazione il decreto attuativo alla legge del dicembre 2015 che... Va a riorganizzare le autorità di bacino, va a riorganizzare il personale ed avvia, non solo per quanto concerne le acque alluvioni e governo della risorsa idrica. Quindi rifacendoci alla direttiva 2000, ma anche quelle che è tutto il discorso del rischio idrogeologico, la gestione del rischio, quella che è la difesa del suolo e dell'ambiente connesso. Il distretto dell'Appennino meridionale, come dicevo poc'anzi, è un distretto molto vasto, comprende sette territori regionali, dall'Abruzzo alla Calabria. Abruzzo e Lazio in parte rientrano nel distretto, ed è un territorio di 68.000 km2, con sette regioni e così via. I numeri li leggete voi stessi. Su questo distretto, e come dicevo prima, su tutti i distretti individuati a livello europeo, ad oggi sono stati realizzati due piani, in particolare il piano per la gestione delle risorse idriche che va a vedere tutte le. Le risorse idriche superficiali, sotterranee di transizione e, e marino-costiere e il piano per la gestione delle alluvioni. L'Italia, proprio in base a tutto questo percorso di pianificazione che aveva realizzato negli anni precedenti, dall'89 al 2000, si è trovato un desoretto che, mettendo a sistema le conoscenze e le analisi fatte, gli ha permesso di redigere questi piani tra mille difficoltà, pur senza risorse, di portare avanti, finire, completare e trasmettere all'Europa questi due piani. Questi due piani sono importanti al di là, l'aspetto prioritario è proprio il governo delle risorse, ma sono molto importanti in questo momento del Paese perché costituiscono condizionalità, quindi necessità prioritaria, per l'utilizzo dei fondi comunitari a livello di PON e a livello di POR. I piani che abbiamo redatto, come voi vedete, riguardano la disponibilità della risorsa, come dicevo poc'anzi, l'uso, il monitoraggio, il sistema connesso alla risorsa acqua, quindi il sistema fisico, il sistema ambientale, il sistema culturale, le aree di crisi ambientali e contestualmente, e quindi per poi addivenire all'analisi economica dell'uso della risorsa idrica e quindi andare a, a, a sviluppare tutta una metodologia di lavoro che poi ha eh, impatto sulla, eh, sul calcolo della tariffa. Abbiamo fatto un primo piano nel 2010, il secondo ciclo è stato concluso a marzo, d'intesa con tutte le sette regioni, d'intesa con le autorità di bacino, che vedo qui presente, le autorità di bacino regionale ed interregionale. Contestualmente la Comunità Europea, attraverso la, legge 2007, la, la direttiva 2760, il decreto legislativo 49-2010, 219-2010, ha chiesto agli Stati membri la redazione per il piano di gestione delle alluvioni. Qualcuno mi di può dire, dottoressa, ma noi non avevamo fatto il piano di assetto idrogeologico nel campo delle alluvioni. Il nostro piano, i piani redatti in Italia avevano consentito la perimetrazione della pericolosità e del rischio, quindi andando ad individuare le varie classi di rischio R4, R3, R2, R1 e la, il corrispettivo in termini di pericolosità. Questo è stato un, un elemento, un percorso molto importante, perché se da un lato ha permesso l'individuazione del rischio, quindi le varie classi di rischio, dall'altro che è un elemento, io ritengo importante per il governo del suolo, ma anche per la prossima legge che adesso uscirà sul contenimento dell'uso del suolo, la pericolosità. La pericolosità, io parlo dei geologi, ci dà proprio la consistenza e la caratterizzazione del fenomeno fisico. Dottoressa Corbelli, abbiamo un minuto. Un minuto, va bene, allora io devo tagliare. E quindi ci permette di fare un oculato e corretto uso del suolo. Dicevo, su questo territorio... Allora, io mi fermo e dico due o tre cose perché volevo eh, rappresentare anche un esempio specifico di lavoro su Taranto, però non mi è permesso, magari ci sarà un'altra occasione. Dicevo, questo territorio si caratterizza per alcuni elementi fondamentali: non abbiamo un unico fiume naturale, ma abbiamo un, fiume, un grande fiume artificiale. Tra, in questo territorio, tra queste sette regioni, c'è uno spostamento d'acqua di circa 850 milioni di metri cubi annui. Queste acque ad oggi non so come trasferimento non sono regolate da nessun accordo tranne un primo accordo fatto tra Basilicata e Puglia, ad oggi superato e deve essere rivista alla luce del 2060. Corrisponde a questo grande fiume ehm, superficiale le acque sotterranee. Questo è il vero patrimonio di questo territorio. Ogni, ogni territorio regionale è collegato dai vari flussi di acque sotterranee e Fa diventare il distretto dell'Appennino meridionale un esempio basilare per quello che è il processo di governance delle risorse idriche voluto dalla Comunità europea. Tant'è vero che nel 2010 siamo riusciti dopo vari anni, anzi nel 2012, con le regioni, a firmare un documento, quindi condiviso dalle regioni e dal governo, Tutto inviato all'Europa, per portare avanti il discorso della strategia sulle acque. Io mi fermo qui, mi dispiace, ma non ho, non ho saputo contare bene il tempo. Grazie. Eh, ringraziamo molto. Grazie alla dottoressa Corbelli. E adesso vediamo un'altra buona notizia, meno male la seconda della giornata, oltre alla prima donna che interviene. Eh, che è stato nominato il nuovo eh, presidente dell'INGV e si tratta di un geologo, eh, Carlo Doglioni, a 59 anni, ordinario di geologia alla Sapienza di Roma. Applausi Invitiamo a raggiungerci per un saluto il professor Barberi, che vi ricordiamo essere stato a lungo responsabile della protezione civile dal 1997 al 2001. Ex ministro per il coordinamento della protezione civile ed ex sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Non era previsto, ma faccio volentieri un saluto ai colleghi riuniti qui oggi a Napoli. Eh, sono venuto a questo congresso per dare un contributo modesto a una discussione che si terrà domani al tavolo tecnico 2 sulla geotermia, che è la materia di cui in particolare da qualche anno mi occupo e che mi pare che abbia bisogno di grande attenzione, perché le risorse potenziali del Paese sono veramente molto trascurate. È un po' una vergogna, come mostrerò domani, eh, constatare che l'Italia, che è il paese geologicamente più caldo e quindi più promettente, più interessante dal punto di vista geotermico dell'Europa, sia lontanissimo eh, nell'utilizzo in particolare delle risorse di bassa eh, temperatura e, e quelle, la produzione di energia elettrica e geotermica è ferma da tempo immemorabile agli impianti. Toscani e non si muove un passo in avanti. Ho visto in questo congresso, ascoltando gli interventi di stamani, che i geologi, l'Ordine Nazionale dei Geologi, sta cercando di affrontare questo eh, grande tema della geologia del futuro, dove si va, quali sono le prospettive. Mi pare che avete indicato varie questioni da affrontare. Nella lunga esperienza di servizio pubblico che avete prima ricordato, io mi sono in particolare occupato di rischi, della previsione e prevenzione dei rischi. Mi pare che da, su questo anche ci sia molto da fare. Devo dire che ovviamente molte cose sono state fatte, anche la relazione che si che mi ha preceduto indica quante cose sono state effettivamente fatte, ma molte cose sono da fare. Eh, a me sembra che il tema più arretrato è ancora quello della prevenzione. Eh, pericolosità e rischio veniva prima ricordato. Forse siamo, anzi direi senz'altro, siamo più avanti a livello nazionale sulla valutazione delle varie pericolosità, siamo molto più indietro nell'analisi dei rischi, non c'è lì una saldatura adeguata tra l'attività del geologo che appunto mira alla pericolosità, valutare la probabilità che in un certo periodo di tempo, in una certa zona, avvenga un certo fenomeno con una certa intensità, la saldatura con le attività che sono invece tipiche degli ingegneri o degli architetti, cioè quello di valutare qual è il danno che questi eventi producono e quindi saldare e, e, e arrivare alla formulazione di una valutazione probabilistica dei danni attesi. Quindi il nostro è un paese esposto a quasi tutti i rischi, non ce ne manca nessuno e mi pare che ci sia ancora molto lavoro da fare. L'unico altro messaggio che darei, visto che siamo a Reduci, eh, pochi giorni fa abbiamo o non abbiamo partecipato a un referendum cosiddetto delle Trivelle, nome orrendo. Eh, devo dire che immagino, come la maggior parte dei geologi, io veramente ho sofferto del livello culturale bassissimo del dibattito che ha seguito e accompagnato quel referendum. E allora se, se c'è un invito che mi posso permettere di dare ai colleghi geologi, eh, eh, stiamo, siamo molto attenti perché il dibattito che si sta sviluppando in Italia eh, qualche volta mi fa paura, perché mi fa paura perché sembra che nonostante che tutti accendiamo ogni giorno gli strumenti, gli elettrodomestici, la luce, usiamo le macchine e così via, sembra che eh, l'energia elettrica che ci serve, chissà da dove, debba venire. E allora credo che l'invito è quello di cercare di favorire una crescita degli interventi produttivi che siano certo rispettosi dell'ambiente, ma che si facciano eh, riuscendo a superare quelle che qualche volta sono posizioni culturalmente retrive che il nostro Paese ancora ha. Grazie e buon lavoro. Grazie professor Barbari. Proseguiamo con Claudio Chiarabba, direttore della struttura Terremoti dell'INGV. Buonasera. 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 Come faccio partire la presentazione? Chiediamo cortesemente alla regia la presentazione. Ok, Perfetto. Allora, intanto porgo i saluti eh, dell'ente che rappresento, che è stato appunto appena dato un annuncio poc'anzi, eh, una notizia appunto comunque molto fresca per cui eh, sono decisioni avvenute negli ultimi momenti. Anch'io comunque sono geologo, per cui in ogni caso eh, eh, mi sento appunto di unirmi a questa... A questa a questo convegno da un punto di vista di, eh, di fattiva collaborazione. Ma riesce a partire la, la, la presentazione? Perché io qui ho soltanto uno strumento. Invochiamo l'aiuto della regia per la presentazione. Comunque sia eh, il nostro istituto, chiaramente eh, eh, lo conoscete, ha... Eh, ah, eh, quello? Perfetto. È un ente eh, vigilato dal, dal MIUR, eh, ma sostanzialmente che ha anche un grande rapporto con il Dipartimento di Protezione Civile, eh, dove noi siamo un centro di competenza per quanto riguarda terremoti e vulcani. La nostra missione è sostanzialmente quella di osservare, studiare e monitorare l'evoluzione del sistema Terra, principalmente nella sua parte endogena, ma anche nella parte di terra fluida, per la mitigazione generale dei rischi naturali. E, e in questa presentazione. Eh, vorrei no, trovare man mano de, 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 delle possibili interazioni eh, con, col mondo della geologia eh, che, de, per disegnare qualcosa che magari in futuro riuscirà in un certo senso eh, no, a trovare un disegno un po' più organico e compiuto. Il nostro istituto è diviso in tre strutture principali, terremoti, vulcani e ambiente, che studiano e monitorano l'evoluzione di questi sistemi e sostanzialmente ha delle sedi che sono collocate un po' in tutto il territorio nazionale, principalmente nelle zone monitoranti, che sono Roma, Napoli e Catania, per i monitoranti per i terremoti e per i vulcani. L'Istituto gestisce una serie di infrastrutture molto grandi, che va dalle reti strumentali ai laboratori, alle risorse di calcolo, e, e questi laboratori e queste infrastrutture sono delle infrastrutture che, nella politica dell'ente, sono a disposizione della comunità nel suo insieme. Sia con i dati che produce e con le elaborazioni di questi dati che vengono fatte e compiute, sia eh, in, per l'accesso e la possibilità di utilizzare laboratori stessi da parte dei diversi, eh, da una parte ricercatori e scienziati, ma anche eh, lavoratori del settore che possono trovare eh, degli interessi comuni lavoro, per, 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 per scopi specifici. E sistemi osservativi, le reti principali che noi gestiamo sono la rete sismica, la rete geodetica che vedete lì rappresentate con, con, con le varie stazioni che sono collocate sul territorio e che a grande scala ci permettono di ricostruire eh, tutte le informazioni su come la, si sta deformando il nostro territorio e quindi a monitorare in maniera ormai estremamente in dettaglio sia i terremoti che avvengono che le deformazioni che eh, avvengono nella nostra penisola. Eh, I sistemi osservativi sui vulcani, ovviamente qui a Napoli è un grandissimo esempio, no? do, do, che si concentrano sui nostri vulcani più attivi e più pericolosi e che attraverso una serie vedete, di monitoraggi multidisciplinari che vanno da eh, stazioni sismiche a telecamere, a stazioni geochimiche a una serie insomma, di, di, di strumenti che monitorano i diversi parametri. Eh, che, che compongono quello che è il respiro e la vita di un vulcano, ci permettono di eh, riconoscere eh, o tentare di riconoscere quello che sta accadendo eh, nel vulcano specifico e a tentare di, eh, di sviluppare dei processi evolutivi. Tutto questo è tenuto sotto controllo in, eh, tre, eh, in tre zone principali, a Roma, a Napoli e a Catania, dove abbiamo tre sale di monitoraggio e questa sopra è la sala di monitoraggio dei terremoti di Roma mentre sotto c'è la sala di monitoraggio del, di, di Catania e, e noi abbiamo dei protocolli di comunicazione molto rapidi con la protezione civile in termini di eh, informazioni che vengono rilasciate e, e, e tentiamo di dare delle informazioni estremamente veloci perché questo grafico ci fa vedere come eh, i terremoti eh, hanno un, un problema che è associato ai terremoti, il fatto che una risposta immediata e rapida può comunque salvare un numero di no, vite umane molto forte, per cui essere veramente veloci nel portare anche soccorsi successivamente a un terremoto è uno degli aspetti comunque significativi del terremoto in sé. Abbiamo recentemente in, in, eh, aperto un centro di allerta tsunami per il Mediterraneo, tsunami eh, che sono generati da eh, terremoti che avvengono nel Mediterraneo, per cui direttamente legati al, all'avvenire del terremoto, non oggi a frane sottomarine o altri fenomeni che comunque portano lo stesso meccanismo. E, ed è in sperimentazione questo sistema per tutta l'area mediterranea. E delle possibili interazioni, ecco ora mi volevo dilungare sulle ultime due slide, tentando di capire quali sono eh, i possibili i processi con cui si può, in, può interagire un ente che è un ente prevalentemente di ricerca con anche il mondo della professione. Eh, sostanzialmente una delle nostre eh, operazioni principali è quella legata alla mitigazione dei rischi naturali, nel caso specifico dei terremoti, dei vulcani e degli tsunami, ma anche ambientali, ad esempio... Eh, eh, abbiamo anche un, un, molto lavoro con eh, discariche di particolari materiali specialmente discariche non autorizzate e quindi abbiamo tutto un insieme di eh, operazioni su diversi ambiti che sostanzialmente ha bisogno anche di un processo di eh, restituzione alla società del prodotto per cui un sistema di autrice e formazione eh, delle, de, de, degli addetti che possono contribuire in maniera significativa alla mitigazione dei rischi naturali. Una di, eh, di queste operazioni che facciamo come istituto la facciamo col Dipartimento di Protezione Civile, è un, il progetto Io Non Rischio, che è un progetto che tenta di and andare direttamente eh, in giro per l'Italia a mostrare e a raccontare e a far capire come è possibile prevenire il processo e il fenomeno, ma chiaramente c'è molto lavoro ancora da fare su questo. Un altro aspetto che, che di cui l'ente, appunto un ente di ricerca eh, vuole stabilire quali sono i suoi ambiti di operazione rispetto alla, alla, alla libera professione, è quello di eh, definire quali sono le linee guida, quali sono le ricerche generali, non l'applicazione necessaria. Eh, no, per esempio, nel caso della microzonazione sismica, mi viene da fare un esempio su questo rapidamente. Cioè per noi è importante definire quali sono le linee guida, studiare processi e far avanzare la ricerca su quei temi. Mentre è chiaro che la parte poi di, più applicativa e eh, di calcolo eh, eh, mh, nelle, nelle varie zone è più un aspetto che può essere invece importante per, per la professione. Eh, uno dei punti che, eh, stiamo, su cui stiamo spendendo molto e spenderemo sempre molto, è anche una delle cose che oggi sono state già dette, è quello legato alla georisorsa, alle risorse del sottosuolo, e, e, che noi chiamiamo Geenergy Test Beds, un nome inglese un po' brutto che sta a significare appunto delle possibilità di estrarre energia dal sottosuolo. e, e, e quindi... E, in questo, in questo contesto, il nostro ruolo è quello di monitorare e fornire un supporto tecnico-scientifico per l'utilizzo di queste risorse e questo è il nostro compito che sta. Assumendo ultimamente dei, del, degli aspetti estremamente rilevanti a seguito di tutti i casi che ci sono, sono nati dopo il terremoto dell'Emilia del 2012, che sicuramente avete eh, seguito, letto eh, sulla tutta la problematica legata a se il terremoto era indotto dalle attività eh, estrattive o che altro e per cui. Eh, quello che è nato successivamente eh, all'interno di un gruppo di lavoro al Ministero dello Sviluppo, sul, delle linee guida per il monitoraggio della sismicità e delle deformazioni del suolo. Questo è un tema molto rilevante dove un ente come il nostro ovviamente eh, può porre l'esperienza per appunto, migliorare e definire le linee guida ed applicarle, ma sicuramente c'è un campo di lavoro importante dietro, perché nel monitoraggio di tutte queste infrastrutture cioè, si richiede uno sforzo una forza lavoro importante. E ho elencato sotto brevemente i casi principali, che sono quelli di oil and gas, ma non solo di estrazione, anche soltanto quelli di stoccaggio gas, sono estremamente significativi. Chiaramente, la geotermia è uscita già più volte. Eh, in, eh, in questa giornata e per noi rivesta un, un, un aspetto estremamente rilevante quello di poter rendere eh, eh, fattibile delle operazioni importanti a livello di energia migliorando gli standard di sostenibilità, di sostenibilità ambientale e aiutare l'utilizzo di queste risorse. Non ultima eh, il, il CCS, eh, stiamo lavorando a un progetto pilota di stoccaggio di CO2. Nel sottosuolo. Per cui su questi argomenti una relazione eh, dove è chiaro qual è il nostro compito come INGV, ovvero quello di indicare delle linee guida, indicare degli aspetti tecnico-scientifici elevati da seguire, eh, e mentre qual è il compito generale eh, del geologo può essere importante in una discussione. Mi, fe mi fermo grazie. qua. Grazie, grazie a Claudio Chiarabba. Avrebbe dovuto essere con noi Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Al suo posto eh, salutiamo Mauro Dolce, direttore generale della Protezione Civile. Buonasera. Innanzitutto eh, porto il saluto personale del capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, che mh, purtroppo è stato convocato ieri sera per una riunione urgente in Presidenza del Consiglio e quindi... Non è potuto venire, indignamente lo rappresento io, che eh, lo dico subito, sono un ingegnere, ma eh, devo dire molto vicino ai geologi, mh, diciamo cerco sempre di vedere le, tutti gli aspetti eh, che devo affrontare in maniera interdisciplinare e questo secondo me è un punto fondamentale. Nel frattempo dico anche che eh, sono, ho, ho qualche imbarazzo e qualche difficoltà a parlare di protezione civile alla presenza eh, di Franco Barberi, che eh, considero da un lato uno dei padri della protezione civile italiana, protezione civile moderna e che è considerata come un modello per le protezioni civili eh, in campo internazionale. E anche perché eh, eh, un po' ho, ho cercato di fare quello che eh, nel suo passato ha cercato di fare lui portando eh, gli avanzamenti scientifici. Io sono di istruzione universitaria, professore proprio all'Università di, di Napoli Federico II, di ingegneria, scusate, questo è sempre il problema. E di portare gli avanzamenti eh, del, del mondo scientifico nell'organizzazione eh, nell di protezione civile, nelle attività di protezione civile. Eh, non ho slide, questo è, può essere uno svantaggio per voi, perché rischiate di addormentarvi dopo il pranzo, come è stato sottolineato dal dottor Correia, eh, ma eh, spero di supplire con, con gli argomenti che vi porrò. Eh, due parole. Su, uh, eh, su questo eh, termine protezione civile, eh, vorrei declinarlo un pochino perché molto spesso protezione civile è un termine eh, o diciamo due parole messe insieme, eh, sono spesso usate in maniera generica, a volte improprie. Eh, la protezione civile è sostanzialmente una funzione che eh, vuole garantire la protezione ai cittadini e ai beni attraverso un sistema molto complesso, un sistema in cui alcuni termini fondamentali servono a darne la dimensione e il carattere. È un sistema distribuito, un sistema in cui la sussidiarietà e la gradualità dell'intervento sono fondamentali. Perché dico è distribuito? Perché... Eh, spesso si parla di protezione civile nazionale o protezione civile regionale, protezione civile comunale, una volta anche protezione civile provinciale, adesso vedremo come, come si eh, andrà avanti. Eh, bene, effettivamente esistono questi diversi livelli territoriali e questi diversi livelli territoriali intervengono nel caso di emergenza ma anche nel caso nelle situazioni di prevenzione e previsione ai livelli che gli com che competono loro. Allora quando è che interviene il livello nazionale? Quando evidentemente abbiamo a che fare con un evento che non è affrontabile a livello eh, né locale né comunale né tantomeno regionale. Ecco il concetto di sussidiarietà come si declina e eh, questo concetto poi <coughs> vede una uh, sua realizzazione soprattutto nel caso di emergenza nazionale ma in realtà è un concetto che eh, siccome questo sistema non può stare fermo aspettando eh, l'evento, ma deve rotarsi, deve prepararsi all'evento, è evidente che deve esserci un'istituzione uh, un, un eh, che eh, indicheremo nel Dipartimento della Protezione Civile che in nome e per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha eh, il compito di coordinare questo sistema estremamente complesso, il sistema che non è solo articolato a livello territoriale, ma anche a livello oh, governativo, il sistema che comprende tutti i ministeri, che comprende tutte le strutture operative che afferiscono ai vari ministeri. Quando dico strutture operative, parlo di vigili del fuoco, di esercito, di marina militare, di aeronautica, ma anche di comunità scientifica ma anche di eh, comunità professionale. E quindi i geologi sono molto spesso figure eh, centrali o importanti in questo sistema complesso. Numerosissimi colleghi nel Dipartimento eh, ai vari livelli, dai livelli dirigenziali ai livelli di funzionari, sono eh, geologi e eh, il loro contributo eh, all'interno del Dipartimento, che è struttura di coordinamento, è fondamentale, ma è fondamentale la collaborazione stretta con i geologi che sono eh, nella comunità scientifica, ha parlato un attimo fa Claudio Chiarabba, che sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, non solo del Dipartimento ovviamente, ma anche nelle regioni, nei comuni, nelle altre pubbliche amministrazioni, che sono parte della comunità professionale e quindi comunque afferiscono agli ordini professionali. E in questo senso il, eh, il collegamento con i geologi è continuo e costante e eh, deve riguardare tutte le fasi del ciclo del rischio che comunque il Dipartimento della Protezione Civile per, nel coordinamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile deve affrontare. Previsione, prevenzione soccorso assistenza, diciamo, ritorno alla normalità, che è un concetto che va abbastanza declinato. Tutto questo è ben specificato, chiarito, da una legge, la legge 225, che ho visto eh, già menzionata in una precedente presentazione, del 1992. Una legge che ha avuto una gestazione molto lunga, una decina di anni, ma che eh, ha rappresentato una pietra miliare non solo per la protezione civile italiana, anche se poi successivamente ci sono stati una serie di provvedimenti che hanno variato un po' alcuni, alcuni punti di questa legge, ma eh, una pietra miliare anche per alcune protezioni civili eh, estere e in qualche modo anche un riferimento importante per l'organizzazione della protezione civile europea del sistema di protezione civile europea. Dicevo eh, quindi il coinvolgimento della professionalità del geologo eh, può essere previsto nelle varie, nelle varie fasi, previsione, prevenzione e qui c'è da specificare che eh, con la legge 100 è molto ben chiarito che la, la prevenzione è prevenzione non strutturale. Però c'è una piccola eccezione che riguarda il rischio sismico su cui vorrei spendere due parole di più anche perché è il tema di, due di più, eh, mia due minuti, competenza, prego. In due, minuti. due minuti, allora una parola. Ehm, eh, ci sono molte attività che riguardano eh, anche la prevenzione non strutturale. Ehm, e molte attività che riguardano uh, l'emergenza. Noi con eh, il eh, Consiglio nazionale dei geologi, così come con gli altri consigli, abbiamo stipulato un accordo che è ancora in vigore e che va un po' declinato nelle sue parti applicative, soprattutto in tema di formazione. Eh, io credo che con il Presidente del, ehm, del Consiglio nazionale con cui ci siamo incontrati fin eh, dal giorno dopo, credo che in cui è stato eletto due giorni dopo. Eh, avremo modo di rincontrarci nei prossimi, eh, nei prossimi giorni per eh, eh, riattivare questo, per dare slancio a questo accordo attraverso eh, delle parti più attuative. Eh, finalmente fatemi dire <coughs> un'ultima cosa riguardo a eh, quanto sottolineava il professor Franco Barberi, siamo veramente eh, indietro con la prevenzione, eh, ha parlato della difficoltà eh, che ci sono per fare un'analisi del rischio a partire dall'analisi della pericolosità, ma questa difficoltà nasce soprattutto da una... Eh, scarsa conoscenza del territorio, molto spesso noi abbiamo strumenti scientifici eccezionali che sono in grado dal punto di vista ingegneristico per esempio di analizzare una struttura nei minimi dettagli, ma io devo conoscere quella struttura. Quindi se devo fare un'analisi del rischio sismico, tanto per restare in tema, e eh, voglio sapere quanti edifici possono crollare, quanti edifici possono ehm, danneggiarsi fortemente... E, purtroppo quante persone potrebbero perdere la vita in un futuro, devo avere una descrizione dettagliata. E questa è la cosa più faticosa e più costosa. Ed è in questo senso anche che eh, come Dipartimento della Protezione Civile stiamo lavorando, per esempio, attraverso tutta l'analisi della microzonazione sismica che è stata attivata con i fondi per la prevenzione dell'articolo 11 e che eh, coinvolge ampiamente i geologi, microzonazione sismica che rappresenta un punto fondamentale per tutte le operazioni di pianificazione, pianificazione eh, urbanistica, pianificazione dell'emergenza e che eh, deve, mh, eh, fasi che debbono essere svolte in un approccio integrato, così come qualsiasi attività che riguarda la protezione civile ha eh, sempre eh, necessariamente mh, la... Uh, la necessità, scusate eh, eh, la metodologia, la, la necessità di un approccio integrato in cui il ruolo del geologo può essere fondamentale. Grazie. Grazie, dottor Dolce. Applausi. Purtroppo non c'è neppure Bernardo De Bernardinis, presidente dell'ISPRA. Ma al suo posto salutiamo Claudio Campobasso, direttore del Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia. Buonasera. Grazie. Grazie. Eh, ehm, anch'io porto i saluti del nostro istituto, in particolar modo del nostro presidente, il professor Del Bernardinis, eh, anch'esso ingegnere con, eh, che ha sempre mostrato una particolare sensibilità comunque riguardo il mondo della geologia. Non ho slide anch'io, quindi spero di eh, catturare anche io la vostra attenzione con eh, argomenti mirati. Quello che secondo me è emerso eh, ascoltando tutti gli interventi è secondo me eh, la necessità appunto di avere una maggiore conoscenza del, del nostro territorio eh, ai fini in particolar modo della difesa eh, della, eh, della prevenzione dal dissesto idrogeologico. Eh, faccio una, un, una brevissima premessa per far conoscere in estrema sintesi, quello che è il Servizio Geologico d'Italia oggi, per chi non, non lo conoscesse, eh, come stavo detto, noi siamo un dipartimento del, dell'ISPRA, quindi l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, e ehm, siamo circa un'ottantina di geologi e alcune decine di altri, eh, pro, di altri esperti con professionalità che vanno da ingegneri minerari e idraulici ad architetti e anche biologi. Eh, abbiamo ehm, numerosi eh, compiti istituzionali che sono dettati da, da norme di legge. Pensate che l'intero nostro istituto, l'ISPRA, è regolato da ben 151 norme legislative che ci eh, indirizzano su determinate attività eh, istituzionali. Eh, quella che per noi è sempre stata un po' ehm, eh, di base è la famosa legge eh, per la difesa del suolo, la numero 183 dell'89 che è quella che ha ehm, permesso l'avvio del progetto di, eh, di nuova cartografia geologica alla scala 1 al 50.000. Perché dico questo? Perché è la base eh, della, della famosa conoscenza del territorio di cui tanto si è, eh, si è parlato in, in, in questa importante giornata. Da questo poi eh, scaturisce tutta una serie di altri interventi che possono portare chiaramente alla prevenzione dal dissesto idrogeologico. Lo stato del progetto cosiddetto CARG, che è appunto l'acronimo del progetto di cartografia geologica alla scala 1 al 50.000, eh, si è purtroppo fermato eh, intorno al 2005 per eh, una, una carenza di fondi, fond sostanzialmente. È cominciato appunto alla fine degli anni 80, eh, ma dei 652 fogli complessivi al 50.000 che coprono l'intero territorio nazionale sono stati realizzati, anzi avviati, perché poi non tutti sono stati ancora completati, soltanto 256, quindi abbiamo una copertura del territorio nazionale con questa cartografia geologica 50.000 di circa il 40-45%. Eh, allo Stato eh, è costato circa 80 milioni di euro eh, e alle regioni circa 40 milioni di euro. Eh, poter avere appunto questo 45% di territorio nazionale a copertura. Ne servirebbero almeno altri 200 milioni di euro, purtroppo, per eh, completare la, la cartografia eh, geologica al 50.000 eh, risorse che in questo momento particolare diciamo, non sembrano eh, essere presenti all'orizzonte d'altronde i fogli geologici al 50.000, per come sono concepiti, e il servizio geologico eh, coordina praticamente questa attività di concerto poi con le regioni, con il CNR, con le università, dettando anche poi delle linee guida su come fare questi fogli geologici al 50.000 che riguardano sia la parte a terra che la parte a mare. Sono degli elementi, dei documenti molto, molto diversi da quelli che erano i famosi fogli al 100.000, alla scala al 100.000 della, della vecchia legge sullo, che negli anni 60 e fino alla metà degli anni 70 eh, rinnovarono un po' la vecchia cartografia geologica reggia. Però erano fogli al 100.000 fatti diciamo, con dei criteri ormai eh, scientificamente superati e che danno soltanto delle informazioni parziali. Un foglio a 50.000 carghe di oggi ha invece una serie di informazioni stratificate a partire dalla, de, dalla litologia, quindi dalla litologia di base, che sono fondamentali per chiunque debba poi operare sul territorio dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, di prevenzione del dissesto. Quindi, è, è quello lo strumento base eh, di cui si è parlato appunto in questa, in questa sessione. Per un, un maggiore approfondimento eh, sulle conoscenze territoriali. È chiaro che non tutta l'Italia purtroppo è coperta. Ripeto, eh, oggi come oggi un foglio diciamo, eh, a, a, costa circa 500.000 euro, comprensivo anche delle, delle parti a mare. E, e sono e son soldi insomma, che eh, al momento non ci sono, quindi abbiamo purtroppo questo fermo macchine che ci impedisce di completare la copertura del territorio nazionale, così come invece c'è nei paesi del nord, nel nord Europa. Eh, sul dissesso idrogeologico comunque noi continuiamo a lavorare eh, perché eh, abbiamo comunque eh, anche un'attività collaterale eh, che ci ha permesso di creare una, una specifica banca dati su tutti gli interventi eh, finanziati dal Ministero dell'Ambiente agli enti locali che ne, ne hanno fatto richiesta dal, dal, dai primi anni 2000 eh, per ehm, ehm, limitare o eh, totalmente annullare ehm, effetti di dissesto, in particolar modo frane, sui loro, sui loro territori. Questa banca dati che si chiama come acronimo RENDIS, quindi Repertorio sulla eh, difesa del suolo, è oggi ampiamente usata dal, dal governo con un'apposita struttura che si chiama Italia Sicura e che sta eh, cercando quindi di ehm, ehm, eh, schedulare tutte quelle migliaia di interventi che sono stati effettuati o che sono stati finanziati e non ancora effettuati su tutto il territorio eh, italiano. Da questo punto di vista devo dire che per quello che è stata la mia esperienza di vita c'è quindi un, un maggiore interessamento ecco, da parte di chi gestisce la cosa pubblica su... Eh, su questo fenomeno come il dissesto idrogeologico che tanti danni fa poi al, al, al nostro Paese. In ultimo, visto eh, che mi si segnala la, la fine del mio tempo, volevo dire che per quanto riguarda poi l'altro aspetto importante a mio avviso che è emerso, cioè quello di far conoscere anche di più alla collettività l'importanza della geologia, delle scienze geologiche in generale, noi, diciamo, nel nostro piccolo operiamo anche nell'ambito dell'area romana, chiaramente avendo la nostra sede principale a Roma, abbiamo anche altre sedi in, in Italia, ma quella principale è quindi a Roma, eh, facendo proprio delle, eh, delle, delle, delle lezioni, eh, delle, dei piccoli stage, chiamiamoli così, nelle scuole medie e nei licei che riguardano proprio la, 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 le materie geologiche di base e in particolar modo la difesa dal. Dalla, ehm, e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Eh, Mi è venuto eh, spontaneo diciamo, ecco, informarvi anche di questo aspetto collaterale perché quando all'inizio del, della, della mattinata eh, un, un collega ha parlato di quella bambina che aveva informato no, durante lo tsunami eh, in Asia della possibilità dell'onda di tsunami, quindi noi anche cerchiamo di sensibilizzare i nostri studenti, eh, quelli più giovani chiaramente, eh, riportando anche queste, que, eh, queste, questi aspetti diciamo, legati alla, alle possibilità di, eh, di, di catastrofi. A questo punto termino perché credo di non avere altro spazio, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille. E Claudio Campobasso grazie. ha citato uh, Italia Sicura, e quindi a questo proposito invitiamo Mauro Grassi, responsabile struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, appunto Italia Sicura. Buonasera, ciao, grazie, ciao, grazie Francesco, grazie a l'ordine, geologico ed è l'invito che mi fa molto piacere perché diciamo mi sento alla fo-outing, io non sono ingegnere, purtroppo non sono nemmeno geologo, sono economista e come dicevo oggi professore ho allargato il mio campo d'azione ai problemi del territorio, del governo del territorio, quindi mi sono allargato. E... No, mi fa molto piacere perché interessarsi eh, quando il Presidente del Consiglio ha fatto eh, la, la task force di Italia Sicura alla, alla Presidenza del Consiglio, eh, diciamo noi eh, ci sentiamo con i geologi, abbiamo messo tra l'altro un geologo a seguire eh, le nostre linee guida, le stiamo portando a fondo, quindi abbiamo avuto un rapporto molto stretto e i geologi sono per me come eh, se mi occupasse di sanità, diciamo i, i, i medici di base perché oltre a conoscere la malattia conoscono anche i soggetti della malattia e questo è l'elemento forse in più che danno al problema di sesso idrogeologico. Vediamo eh, come si può eh, affrontare, come abbiamo cercato di affrontare il tema. Intanto questa figurina dice eh, tutto sul nostro paese, eh, in tre, eh, è una, una cosa è andata in tv, eh, uno, una, pezzo è andato uno spot è andato in tv ma rappresenta molto bene perché rappresenta le difficoltà morfologiche del nostro territorio le difficoltà rappresenta il fatto che in italia ci sono dei fenomeni atmosferici di un certo tipo e rappresenta anche il fatto che le città i paesi sono nati eh, intorno ai fiumi lungo i fiumi negli ultimi anni anche sopra i fiumi direttamente ieri ero a cagliari a parlare di olbia ed effettivamente ci sono città che sono nate proprio sopra gli alvei dei fiumi, hanno costruito esattamente dove il fiume si deve allargare. E quindi il problema grosso è come di fronte a questo sistema dobbiamo intervenire con la prevenzione. Qui vedete anche l'acqua sporca, perché il 40% delle acque reflue italiane non sono trattate e vanno direttamente nei fiumi e, o sul mare. Quindi questo è il problema di cui noi ci occupiamo. E, intanto. Il problema è di qualità, è qualitativo, però eh, come dicevano eh, i vecchi filosofi, quando il problema quantitativo diventa importante si trasforma in qualità. Qui ci sono tre dati. Il primo è quanto lo Stato italiano ha speso negli ultimi 15 anni sul dissesto idrologico per le attività di prevenzione. Sono 600 milioni l'anno, se consideriamo che un terzo non è stato speso... Voi vedete che non si arriva a più di 400 milioni l'anno eh, di su intervento statale. L'obiettivo che noi ci siamo dati è l'obiettivo minimo. Io considero questo obiettivo, come diceva prima, noi abbiamo fatto eh, rendis, l'abbiamo utilizzato per fare il fabbisogno. Eh, e il fabbisogno italiano in questo momento è intorno a 25-26 miliardi, eh, verificato dalle regioni validato dalle regioni. Eh, io penso che portare l'intervento annuo intorno a 1200 milioni l'anno sia il minimo sindacale. Noi nel primo anno, vi farò vedere su una slide, abbiamo portato intanto 1100, 1100 milioni nel 2015, ma dobbiamo crescere, vi farò vedere i dati su cui stiamo lavorando. Il dato veramente, io penso che 1200 milioni sia il minimo perché penso che quando l'Italia sarà in una situazione economica: non dico migliore, ma normale rispetto a quella che è ora, che è una situazione in cui abbiamo ridotto del 40% gli investimenti pubblici. Questo è il punto che dobbiamo tenere a fronte. La spesa pubblica non è diminuita, gli interessi sono rimasti uguali e noi abbiamo diminuito del 40% gli investimenti pubblici. Quindi la situazione non è normale, è fuori del normale. Quando la situazione dovesse diventare normale, io penso che questo Paese deve investire sul dissesto idrogeologico. In termini preventivi, dai 2000 ai 2500 milioni all'anno, così da arrivare intorno a 10 anni. Non dico a risolvere perché gli esperti mi dicono che rischio zero non ci sarà mai. Ma a mettere il Paese in una situazione cui quando piove non ci si guarda subito fuori con la paura di venire alluvionati, cioè una situazione normale. Una situazione normale richiede 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo l'anno per 10 anni. E questo è quello che secondo me deve essere l'obiettivo. La, la, la slide, quella macchia rossa sono i danni annuali, fino ad ora c'erano previsioni, stime, con... questo invece sono dati costruiti dalla protezione civile che negli ultimi due anni e mezzo ha i dati esatti dei danni dell'emergenza emergenze nazionali. Bene, siamo a 10 miliardi in due anni e mezzo. Se voi considerate, che quelli sono soltanto i, i danni prodotti da emergenze nazionali. Poi ci sono le emergenze regionali, quelle non sono emergenze di nulla perché magari sono danni più piccoli, dire che 3 miliardi e mezzo, il calcolo che si era fatto tutti più o meno essere in Italia, vuol dire che è la stima giusta. Quindi noi abbiamo 3 miliardi e mezzo l'anno di danni prodotti al sistema eh, produttivo, alla città, alle persone, 600, 400, 500 milioni spesi negli ultimi 15 anni, 1200 milioni l'obiettivo di breve. Arrivare almeno a 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo. Questa è diciamo, la cornice all'interno della quale noi dobbiamo muoverci. Eh, qui ci sono il problema, appunto, di quando siamo arrivati alla cabina, di, eh, alla struttura di missione, c'erano quasi 3 miliardi non spesi, eh, non avviati a cantiere, quindi dei 9,9 miliardi degli ultimi 15 anni. Quasi 3 miliardi non erano nemmeno andati a cantiere, li abbiamo un po' smaltiti, entro il 2016 ci impegniamo a portarli a fondo. Qui eh, vedete eh, dei 1.040 miliardi rimasti da mandare a cantiere la campagna, qui c'è l'amico Giulivo ci dirà perché la campagna c'è ancora 370 milioni da avviare a cantiere credo quando avvierà il progetto Sarno saremo un passo avanti e, 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 gli stiamo, e ci stiamo dando una mano a vicenda per poterlo portare avanti però la cosa è ecco, mi interessava, mi fermerò 5 minuti su questa slide non tanto per spiegarla per, ma per dire cioè, ciò che secondo me è di nuovo, abbiamo iniziato di nuovo e ciò che possiamo fare insieme allora il punto sostanziale qual è? Intanto, primo punto, il piano per il dissesto idrogeologico non parte da questo punto qua, non c'è l'indicatore, ma insomma, non parte, no, ma non, si sente, non parte dal quadratino fonte finanziaria, come è stato fino ad oggi. Cioè i piani di dissesto idrogeologico sono partiti dalla fonte finanziaria. Cioè il governo mette un miliardo, regioni, comuni, consorsi, mandateci progetti... Allora, noi non iniziamo dalla parte finanziaria, ma iniziamo dal fabbisogno. Appunto, Rendis è la, il punto in cui si raccoglie il fabbisogno. C'è una valutazione regionale e l'importante è questo posto qua. Questo posto qua, che sono eh, i distretti idrografici di cui prima Vera Orbelli parlava, deve essere dove c'è il discorso scientifico, tecnologico, le conoscenze scientifiche. Deve essere pieno di geologi, ingegneri e soldi. Perché la riforma, se la vogliamo fare, vogliamo portare alla qualità, quel pezzo lì deve essere pieno di risorse e capace di poter portare il fabbisogno a diventare progetti. A questo punto i progetti vanno allo Stato, eh, ci sono due uscite, se c'è un progetto di fattibilità, un progetto intermedio, andrà a un fondo progettazione, che in questi giorni, oggi è stato dato al Ministro la, il regolamento e quindi già funziona con 100 milioni, eh, verrà fatta la progettazione, eh, qualificata, fatta per bene, ritorna. E se il progetto arriva in fase esecutiva, come prevede il nuovo eh, codice degli appalti, verrà finanziato. Ma è il progetto che tira il finanziamento, non il finanziamento che aspetta il progetto, è una cosa opposta. e Quando noi andiamo in struttura di missione in ragioneria al MEF, che è il punto nero in cui tutti sbattono il capo,. Ci siamo messi d'accordo che se portiamo una valigetta piena di buoni progetti avremo il finanziamento. Quindi il finanziamento passa in secondo luogo e ritorna in primo luogo la capacità di progettare. Ultima slide su cui mi perdo è questa, ma cosa portate in questo momento? Allora, noi portiamo, non sto a farvela lunga, eh, diciamo, abbiamo già in, eh, nel basket. 1250 milioni, cioè 1.250 milioni sono già disponibili e stanno diventando cantieri, stanno diventando nuova progettazione. Abbiamo 900 milioni che ancora non sono disponibili ma sono l'annualità dei fondi strutturali europei, che quindi sono già assegnati al, al dissesto idrogeologico ma che ancora non sono maturati. Ricordiamoci però che dei 1300 milioni dei fondi europei, 400 milioni sono già disponibili. Le regioni purtroppo ancora non hanno avviato la progettazione e la programmazione, ma sono già fondi disponibili che possono essere utilizzati e che possono dare luogo a progetti e quindi sono 400 milioni già disponibili. Poi c'è tutta la parte invece bianca su cui stiamo trattando in questo momento con il MEF e con la ragioneria, e sono 1500 milioni. Che sono attualmente, uno è stato firmato ieri, l'altro, la Campania. Eh, I patti per il Sud, all'interno del quale sono prevedibili dai 1.500 ai 1.600 milioni di euro sul dissesto idrogeologico. E poi faremo un piano per le piccole regioni, perché le piccole regioni sono state tagliate fuori dal piano città metropolitane, ovviamente, non avendo città metropolitane. E poi con un prestito bei vogliamo fare 600 milioni di interventi. Su frane, erosione e piccole urgenze. Chiudo dicendo cosa, e questo è un discorso importante fatto all'interno di un congresso di professionisti. Eh, il piano che abbiamo fatto e che ha dato e che darà luogo, noi stiamo rivedendo le norme eh, all'interno della struttura di emissione sul dissesto idrogeologico, ha introdotto un principio sul quale sarà difficile tornare indietro. Fino a pochi anni fa la scelta delle priorità sul dissesto idrogeologico era una scelta politica. Si andava dal ministro, parlamentare, assessore, sindaco e così via. T tutta la, la filiera, magari qualche politico che non era nelle istituzioni ma contava abbastanza nel luogo. Con il nostro piano abbiamo introdotto a livello di norma che le priorità lo decino degli indicatori. Quindi non decidono le cose che fanno gli scienziati e quindi le priorità non sono più date da una scelta politica. Nessuno di noi, né un ministro, né un assessore, né un presidente, abbiamo avuto discussioni anche al tavolo con il presidente del Sud. Nessuno più decide cosa fare, lo decide il rischio, lo decidono i dati, lo decidono gli elementi scientifici. Questo ridà voce alla scienza e io spero farà cambiare anche un po' di tono al paese. Un po' più attento alla scientificità, un po' più attento alle scelte tecniche e un po' meno attento quando non, de non lo devono essere, alle scelte politiche. Grazie, grazie a Mauro Grassi. Adesso se la regia è pronta, dovrebbe essere arrivato un saluto dell'onorevole Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e finanze. Ascoltiamo. La mi dà un cenno, grazie. Buongiorno. Saluto innanzitutto il presidente Peduto che ringrazio dell'invito e tutti voi che partecipate a questo importante appuntamento del vostro congresso. Sono davvero mortificato e mi scuso di non essere fisicamente presente, eh, però non ho voluto mancare ad un saluto, ad un augurio, sia pure in questa forma virtuale per un appuntamento caratterizzato da un momento particolare della vita del Paese. Siamo in una situazione di ripresa economica, una ripresa certa, eh, misurata, ma non ancora sufficiente a poter dire che siamo completamente al di fuori dei, de, di una crisi pesante che ci ha accompagnato per molti e molti anni. Ora il punto di fondo, il messaggio che voglio dare di saluto in questa particolare situazione è che noi siamo tutti impegnati ad un eh, intervento di tipo quantitativo, mettiamo a disposizione risorse, eh, mettiamo a disposizione provvedimenti che aiutino le imprese, i cittadini, eh, ma è arrivato il momento fondamentale di ragionare sulla qualità di questa ripresa. L'approccio La, eh, quantitativo non è sufficiente. Se noi stiamo immaginando e volendo una ripresa economica per il Paese dobbiamo impegnarci perché sia una ripresa fortemente caratterizzata da una qualità dello sviluppo e la qualità dello sviluppo ha molto a che fare, fondamentalmente a che fare con le materie di cui voi vi occupate. Il nostro Paese è molto appesantito dalle condizioni ambientali pur avendo delle grandissime potenzialità e delle grandissime risorse, ma è segnato... Da una situazione di difficoltà di tutti i giorni, la constatiamo anche negli ultimi giorni. Ecco, questo è il, il taglio che noi vogliamo dare come governo e il Ministero dell'Economia, per la parte che gli compete, lo, lo sta facendo mettendo a disposizione risorse per il dissesto contro il dissesto idrogeologico eh, per, ed è stato costituito un fondo nella legge di stabilità per il rifacimento energetico. Pensate. All'importanza che ha il bonus energetico per il rifacimento delle abitazioni, eh, che da solo ha comportato uno sviluppo di 27 miliardi di investimenti in piena crisi, cioè la qualità della crescita, è l'aspetto sul quale dobbiamo impegnare anche culturalmente il nostro Paese, non soltanto gli addetti ai lavori, ma direi tutta la politica. È con questo spirito che eh, scusandomi ancora del non essere presente, auguro a tutti voi buon lavoro e confermo l'impegno di tutti noi per fare in modo che questa crescita sia una crescita di alta qualità. E grazie alla regia per il contributo, era il saluto dell'onorevole Pierpaolo Baretta, andiamo avanti e salutiamo e invitiamo qui Stefano Poeta. Presidente dell'ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. Buonasera. Colleghi, buonasera. Caro Franco, conquistare o chiedere l'attenzione pur senza slide eh, rispetto al tema EPAP mh, non, è, non è difficile. Eh, perché le aspettative sono tante quindi io prima ti ringrazio ringrazio te per l'invito ringrazio i, i tuoi collaboratori nonché tutto l'ordine nazionale e il nostro presidente ospitante Franco Russo nonché consigliere d'amministrazione consentimi prima di entrare nel merito di EPAP una brevissima riflessione di carattere politico perché il il plauso all'organizzazione affinché non abbia soltanto i connotati di, una, di un gesto di cortesia, eh, te lo voglio argomentare. Eh, ho seguito i lavori della mattinata, sto seguendo gli interventi interessantissimi e il modello organizzativo dove si arriva a un congresso dopo aver analizzato e studiato dei temi e quindi condividendoli con i colleghi e con gli ospiti, nonché l'invito non formale di altre categorie professionali della rete delle professioni tecniche danno un taglio esatto a quello che politicamente le categorie professionali devono fare in Italia penso che la sintesi e il messaggio lanciato dal professor Barberi che io non conoscevo quando ci dice facciamo una riflessione sull'ultimo referendum su quello che come è stato affrontato e su come è stato argomentato ci deve da stimolare, ci deve stimolare perché in un momento così di crisi, di crisi non economica ma anche di valori in Italia, penso che due milioni di professionisti possono vincere la scommessa di elevare il dibattito culturale e politico su tutti i temi che riguardano la nostra nazione. Quindi mh, oggi il complimento è legato a questo, sul modello organizzativo perché secondo me si è riuscito a a centrare nel, nel dibattito tecnico, a lanciare dei, dei motivi politici di interesse anche per le altre categorie professionali. Epa, se noi chiediamo, io ho interlocuito con tanti colleghi, perché eh, considero e mi considero un collega vostro, ho interlocuito con tanti colleghi, nelle fasi di pausa anche del, dei lavori congressuali, e cosa emerge rispetto alle singole, alle singole domande, eh, ai singoli temi che si possono dibattere eh, in un corridoio davanti a un caffè? Eh, nasce eh, e c'è evidente, ma non è solo questo il primo caso, anche negli altri incontri fatti noi ci siamo insediati da ottobre, quindi diciamo veramente da poco, nasce l'esigenza di sapere, di conoscere questo ente di previdenza. E in me nasce, in noi amministratori nasce l'esigenza che l'ente di previdenza non sia considerato vessatorio, ma sia considerato un'opportunità. Per soddisfare queste esigenze bisogna lavorare. E forse, ma lo vedremo con i fatti, perché oggi siamo in un momento in cui comunichiamo, discutiamo, saranno i fatti a stabilire e a dire se siamo riusciti a... Lavorando a dimostrare alcune cose. Oggi devo dire che eh, questa legislatura, questa consigliatura è nata eh, in modo strano, in modo strano non per le vicende elettorali, ma in modo strano sulla metodologia di lavoro. Non ci siamo affannati, come sarebbe stato forse opportuno o come è nelle, nella natura di ogni ente pubblico, di stilare un programma di attività, ma abbiamo lavorato e tantissimo su due concetti, la trasparenza e la concertazione tra gli amministratori di un ente dove di amministratori ce ne sono troppi e siamo in tanti. Su questo devo dire che, e non posso non, non affermarlo eh, in un congresso eh, di una delle categorie pilastro dell'ente dell di previdenza, su questo... Ci abbiamo scommesso e devo dire che la scommessa o il tempo che abbiamo impiegato a, a innescare un nuovo sistema di governance per me è stato produttivo. Oggi, oggi assistiamo a una capacità, nel rispetto dei ruoli all'interno dell'ente, al trionfo e alla saltazione del dialogo perché a monte. Gli elementi di trasparenza sono partiti dal 14 giugno dopo la data di inserimento, il giorno dopo la data di inserimento dell'ente. Dell e ora viene il momento importante, ora viene il momento della, del soddisfare le domande, del capire cos'è che facciamo, tenendo fermi alcuni concetti ben precisi. Siamo enti di previdenza, noi dobbiamo soddisfare un debito previdenziale che stiamo accumulando con gli iscritti, con chi versa. Abbiamo un obbligo normativo, queste cose ce le dobbiamo dire, abbiamo un obbligo normativo che riguarda previdenza e assistenza. Punto. Da questo ora facciamo le analisi. Presidente, quali sono le aspettative di pensione? Presidente, mi faccio i calcoli e la pensione è veramente eh, inadeguata, è mortificante. Sì, è così. Non è una pensione che soddisferà un professionista che ha dedicato la propria vita al lavoro e alla preparazione al lavoro, cioè all'iter eh, degli studi. Ma la pensione EPAP, come le pensioni degli enti di previdenza sono calcolate su un sistema che ha impostato il nostro Parlamento, su un sistema che vede un versamento nel salvadanario dell'iscritto che è rivalutato con la media quinquennale del PIL che allo Stato è veramente zero e quindi è mortificante e che non consente di intervenire in modo adeguato o comunque non consente in base alle normative presenti. Qual è la scommessa che noi dobbiamo fare? Noi abbiamo un obbligo che ogni tre anni tiriamo fuori il bilancio tecnico-attoriale che ci serve a dimostrare due dati, sostenibilità e adeguatezza, sostenibilità dell'ente e adeguatezza delle pensioni. Le regolezze delle pensioni non c'è, non ci sarà, allo Stato non c'è, perché col sistema contributivo e a capitalizzazione il calcolo della pensione individuale porta dei dati che sono a tutti evidenti. Abbiamo messo in essere anche la scorsa legislatura, lo scorso Consiglio di amministrazione ha fatto dei provvedimenti assolutamente interessanti, delle delibri di Consiglio di amministrazione assolutamente interessanti. Qualcosa che ci consentisse e qualcosa che ci consente di, interve di intervenire su due livelli, il montante degli iscritti e l'assistenza. Montante degli iscritti, obbligo dell'ente con gli investimenti, rivalutare il montante almeno sulla media quinquennale del PIL. Spesso, non tutti gli anni, gli investimenti portano introiti all'ente maggiori di quelli che servono per la rivalutazione. Un primo atto deliberativo che è stato fatto a luglio 2015 e che è in corso di argomentazioni anche giuridiche, quindi di tribunali: è che se noi, due minuti e finisco, sì, se noi riusciamo a soddisfare la rivalutazione dei montanti. Perché il maggior rendimento non possa essere utilizzato a favore degli iscritti o come extra rendimento o come azione di welfare, per andare dopo alle azioni di welfare? E su questo è in iter un processo di confronto: lo chiamo confronto con i ministeri vigilanti perché abbiamo avuto un parere negativo all'inizio, siamo andati in tribunale, insomma, abbiamo un percorso di tribunale che sembra che possa consentire una prima. Boccata d'ossigeno se noi riusciremo a fare degli investimenti produttivi che consentano di poter impinguare i montanti gli iscritti. Ma la scommessa reale che questo ente deve fare è sul welfare, sull'assistenza. Abbiamo una grande differenza con l'ente di previdenza pubblico riconosciuto da tutti per Antonomasia. Abbiamo questa, questo pilastro dell'assistenza che indirettamente può e deve fornire. Un sollievo economico rispetto non a quando si va in pensione, ma rispetto al welfare dico io, welfare oggi, del professionista oggi. Quindi quella tua introduzione, Franco, rispetto allo stimolo del Paese, allo stimolo del Parlamento, che ci dice in generale, sapendo che gli enti di Previdenza hanno 70 miliardi di euro di patrimonio, con 2 milioni di professionisti impiegati, ci dice investite nell'economia in reale. Date un sostegno al Paese, non ci tiriamo indietro rispetto all'investimento in economia reale, ma dovete mettervi d'accordo in Parlamento. Se noi, se ci chiedete, come ci chiedete, che noi dobbiamo fare investimenti prudenziali, anche l'economia reale non può, essere, non può non soddisfare il primo, il primo oggetto del, dell'intervento, dell'investimento. Investimento prudenziale perché io devo soddisfare un debito dell'iscritto. Secondo passaggio, è stato chiesto, lo stiamo portando avanti anche come Adep, questo è soddisfacente, Adep, l'Associazione delle Casse di Previdenza, e vado a concludere. Bene, la scommessa verso il Paese la vogliamo, la vogliamo perché la sentiamo, ma io non posso non pensare che l'investimento in economia reale non debba creare un indotto, un indotto lavorativo e quindi di reddito e quindi di aumento, di versamento. Nella propria, nel proprio salvadanaio per l'iscritto. Quindi la scommessa che noi stiamo portando avanti è quella di dire rispondiamo presente a un investimento in economia reale del Paese, però noi dobbiamo immaginarci poterci, di poter investire in settori che possono dare occupazione e reddito in questo contesto di crisi a chi è iscritto a questa cassa di previdenza. Quindi questo è l'auspicio. Chiudo dicendo. Sull'aspetto della trasparenza, noi abbiamo avviato un iter di percorso di revisione regolamentare di quello esistente in EPAP, di integrazione rispetto a quello che riteniamo che possa essere carente, ma anche e soprattutto dobbiamo riuscire a colmare il distacco che noi abbiamo rispetto all'iscritto. È il distacco che non si manifesta soltanto con i fenomeni di elusione e evasione contributiva, ma che si manifesta nei momenti assembleari che ho visto, dove l'iscritto non conosce le azioni a favore e i benefit che può avere dalla Cassa di Previdenza. Questo problema ce lo siamo posti, su questo problema incideremo e vorremmo creare veramente un governo partecipato nelle forme che dopo troveremo, troveremo il modo anche con i Consigli nazionali. Franco, sai che. Da qui a fine maggio ci sarà un incontro organizzativo con il Presidente dei Consigli Nazionali perché l'EPAP deve interagire costantemente. Ringrazio l'Ordine dei Geologi per l'invito che ha fatto alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania per portare il contributo istituzionale regionale nell'ambito di questo importante e ambizioso convegno sulla geologia che verrà. Saluto tutti i partecipanti ovviamente e le istituzioni presenti. Da alcuni anni mi occupo di problematiche legate alla cartografia geologica, il progetto CARG che prima si citava, alla difesa del suolo, al rischio sismico, alle attività estrattive e in ultimo alla protezione civile. Dal mio osservatorio ho potuto seguire l'evolversi della normativa in questi campi e da geologo iscritto all'ordine dal 1984, se penso alla geologia che era, guardo con fiducia alla geologia che verrà. La geologia degli anni 80 Offriva opportunità di lavoro soprattutto legate alla ricostruzione del sisma dell'Irpinia, per adempiere a quanto prescriveva il DM dell'81, poi dell'88 e la legge regionale 983, quella nata sull'onda emotiva del terremoto dell'Irpinia, che obbligava le amministrazioni comunali a redigere studi geologici a supporto della pianificazione urbanistica una legge che è ancora da aggiornare e rivedere. C'è stato un momento in cui la categoria dei geologi campani ha fatto tantissime consulenze per la costruzione di manufatti, ha fatto tantissime consulenze per redigere le carte geologiche, le carte della stabilità, la carta idrogeologica e la carta della microzonazione sismica, che la legge regionale 983 poneva come base per la redazione degli strumenti urbanistici generali e esecutivi. Una pianificazione urbanistica che quindi doveva essere compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio che queste carte consegnavano all'urbanista. Ma, eh, come dimostrano i fatti, potrebbe essere stata un'occasione persa, perché ogni evento calamitoso oggi ci dimostra quanto fragile è il nostro territorio e continuano a presentarsi situazioni di dissesto in aree industriali, in lottizzazioni, in piani di edilizia economica e popolare, tutti strumenti es esecutivi che come dire, avevano degli studi di supporto che dovevano prevenire esattamente quello che poi invece i fatti e le evidenze talvolta dimostrano. Vero che sono dei casi isolati, per cui diciamo, la bontà di quell'azione preventiva comunque ha conseguito il suo scopo. È anche vero che all'epoca, negli anni Ottanta, i geologi si muovevano come dire, senza avere sull'orizzonte un grosso strumento conoscitivo del territorio. Perché solo a partire dal 2001 le autorità di bacino hanno prodotto la loro cartografia e la normativa dei piani di assetto idrogeologico, per cui è stato consegnato alle istituzioni e al mondo professionale un quadro conoscitivo, normativo e tecnico operativo di riferimento molto solido che è stata, come dire la base per sviluppare tutte le successive attività. Va anche detto che questo quadro derivante dai piani di assetto idrogeologico, da molti soprattutto amministratori, è stato visto più come un quadro di vincolo, più che come un quadro di conoscenza del territorio che poteva indirizzare una pianificazione urbanistica più rispettosa delle condizioni di rischio di un territorio. Poi, lo diceva la dottoressa Corbelli, si è avuta l'evoluzione delle autorità di bacino, è venuto il 152-2006, poi la legge 221 del 2015, che stanno profondamente innovando il quadro delle autorità di bacino. Ma credo che in ogni caso non possa e non debba disperdersi l'enorme conoscenza del territorio acquisita a scala di dettaglio nell'ambito delle autorità di bacino regionali e interregionali, pur nel rispetto delle esigenze di andare verso una scala distrettuale di adempimento di quanto previsto dalla direttiva Acque e direttiva Alluvioni. Nel 2006. In Regione Campania abbiamo anche approvato il Piano regionale delle attività estrattive, che è, ha valorizzato fortemente il ruolo del geologo, che ha assunto un ruolo determinante non solo nella redazione dei progetti, ma anche per fare il direttore di cava. Una cosa che sembra. Tacita, ma vi assicuro che non lo era prima perché regnava, come dire, una progettazione e una figura di direttore di cava basata sull'esperienza pregressa di figure non sempre eh, laureate. Ha detto già eh, Mauro Grassi cosa è avvenuto per il dissesto idrogeologico. Tanti soldi sono stati utilizzati in Campania per mettere in sicurezza il territorio, non solo quelli dati per le vie ordinarie dal Ministero dell'Ambiente, ma anche quelli che sono arrivati in Campania in conseguenza delle tante emergenze idrogeologiche che con una sequenza veramente impressionante hanno colpito il territorio regionale. Emergenza Pozzano 1997, Emergenza Sarno 15 1998, Emergenza Cervinara San Martino 1999, Emergenza Noce eh, Napoli 2001, Emergenza Nocera 2005, tutte con morti che, come dire, Emergenza Ischia, eh, Emergenza Salerno, potremmo arrivare fino all'ultima Emergenza Benevento dell'ottobre 2015. Quindi, come dire, risorse straordinarie dedicate a fare un'attività immediata di ripristino delle normali condizioni di vita. Quindi, sul dissesto idrogeologico molto è stato fatto, molto deve essere fatto. Il direttore Grassi ricordava che in Campania mancano all'appello 300 milioni di euro circa. 217 di questi sono il grande progetto Fiume Sarno di cui peraltro sono anche il responsabile unico del procedimento. Ebbene, un progetto che eh, decorsa la fonte di finanziamento Porfes 2007-2013 è già allineato sulla fonte di finanziamento Porfes 2014-20, aspettiamo solo il decreto attuativo che ci consente di avere le disponibilità delle risorse, atteso che il lotto 1 e il l'otto 2 sono già stati oggetto di verifica ai fini della validazione e possono andare in gara in tempi velocissimi. Anche su questo c'è da dire che diciamo, i tempi sono stati lunghi perché i grossi progetti, soprattutto quelli di sicurezza idraulica del territorio basato sulle vasche, sono poche digerite come dire, dal territorio e quindi c'è stato un processo molto lungo. Fatto di eh, conferenze preliminari, conferenze su progetto definitivo, scoping ambientale, valutazione di impatto ambientale, incontri con il territorio, eh, disamine in consiglio regionale, eh, vicende giurisdizionali al TAR, al Consiglio di Stato e via discorrendo, però di fatto ormai siamo in linea con la cantierabilità del progetto. Rispetto al rischio sismico, il professore Dolce ha già illustrato la forte azione che è stata fatta in Italia dopo l'Aquila, eh, col terremoto dell'Aquila, in Regione Campania un'azione preventiva seria è stata fatta con la legge del piano Casa. Dal 2010 in Regione Campania non c'è più il deposito sismico come avviene ancora in gran parte delle regioni italiane ma vi è la procedura di autorizzazione sismica preventiva obbligatoria come espressamente previsto dal dpr 380 2001 è chiaro che passare dal deposito sismico che era pressoché contestuale e andare a un'autorizzazione sismica che presuppone un'istruttoria per verificare che i contenuti e le impostazioni progettuali siano quantomeno in linea con la complessa norme tecniche e costruzioni che voi tutti sapete essere di circa 600 pagine più la circolare esplicativa di 700 pagine comporta come dire, una fase istruttoria che talora ha determinato dei ritardi nel rilascio dell'autorizzazione sismica che sono stati più colti dal territorio come un'accusa verso gli uffici di dire ma siete sempre in ritardo, eh, no, prima ci davano subito l'autorizzazione. Dietro quell'autorizzazione c'è una responsabilità penale e quindi come dire, ci vuole il tempo adatto per quantomeno eh, sfogliare e le carte a corredo del progetto. È stata fatta un'importante azione di eh, approvazione della modulistica unica, sono stati risolti tanti di quei problemi che prima vedevano la relazione geologica a corredo del deposito al genio civile quasi come un atto amministrativo da fare e molte volte si aggirava l'ostacolo prendendo la relazione del civile. piano regolatore, la si allegava al, eh, al, al, al progetto presso il genio civile. Dal 2010 vi sarete accorti che tutto questo non avviene più, anzi abbiamo le proteste al contrario, che talvolta si richiede la relazione geologica anche per l'opera minore, per cui, come dire... Alcuni eh, cultori della materia ritengono che come dire, sia un po' eccessivo. Dottor Giulivo purtroppo dobbiamo... Sì, chiudo. Grazie. Nel campo della protezione civile, ovviamente, è stata fatta una fortissima azione di prevenzione. Lo ricordava il professore Barberi. Nel 2015 la Regione Campania ha contribuito per finanziare i piani di protezione civile dei comuni, che pur avendo un obbligo derivante dalla legge 100 del 2012... Non redigevano i piani di protezione civile. Abbiamo posto 15 milioni sul tappeto. Ad oggi abbiamo che 380 comuni hanno avviato le procedure per redigere il piano comunale di protezione civile. Abbiamo lavorato tantissimo su un'attività di prevenzione che è quella del presidio idrogeologico del territorio, proprio con l'ordine dei geologi e degli ingegneri della Campania, per creare e eh, delle figure specializzate ed esportare il modello di presidio del territorio concepito per Sarno e 15 a tutti i 550 comuni della regione Campania. Questo progetto è partito, delle figure già esistono, lo dobbiamo completare appena avremo definito la nuova fonte di finanziamento dove ci sono come dire, delle eh, buone, ottime direi, possibilità, atteso che abbiamo... Di recente avviato un accordo anche con l'assessorato alla formazione della Regione Campania perché i fondi FSE della Regione Campania potranno essere utilizzati questa, da, da questa programmazione 14-20 anche per finanziare il tirocinio formativo delle professioni ordinistiche. Grazie, e quindi stiamo provando Giulio. a collocarlo in quella direzione. Grazie. Grazie. Ringraziamo il dottor Giulivo. E salutiamo Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale Geologi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Autorità, care signore e signori, colleghi e colleghi, vi porto un cordiale saluto da parte mia e di tutto il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. Finalmente oggi, dopo mesi e mesi di lavori, si riescono ad aprire i lavori di questo congresso qua a Napoli. Si è alzato il sipario su questa, su questa manifestazione, che è una dimostrazione di, di passione da parte di tutti noi geologi che ancora crediamo nella nostra professione e nel lavoro più bello del mondo. Tante sono state le vicissitudini che hanno visto. Eh, attori noi geologi sin dal 1963 quando con la legge 112 fu istituito il Consiglio nazionale dei geologi e quindi il nostro albo professionale. Siamo nati in un momento in cui c'era il boom economico e quindi il geologo, anche se non c'erano eh, le numerose leggi che oggi ci tutelano e prevedono l'obbligo del geologo, siamo riusciti ad affermarci. Era il periodo in cui si costruivano. Migliaia di infrastrutture, eh, strade, autostrade, invasi, ferrovie e così via discorrendo. Poi però purtroppo le cose sono cambiate. Eh, siamo arrivati al periodo dell'austerity in cui sabato e domenica, ricordate, si poteva circolare solo in bicicletta. Poi c'è stata Tangentopoli e dopo Tangentopoli c'è stata una piccola eh, ripresa fra luci ed ombre, più, più ombre che luci, successivamente decreto Bersani e poi siamo arrivati. Ai nostri, ai nostri giorni, in cui purtroppo noi eh, professioni tecniche subiamo questa crisi, questa crisi economica. Oggi ormai il prodotto interno lordo, lordo del nostro paese è statico, è fermo, a differenza di altre nazioni che magari qualche decennio fa ci vedevano come un esempio, un esempio da, da seguire. Purtroppo oggi quando nasce un bambino già sulle spalle 25.000 euro di, di debiti. Con questo eh, voglio dire che malgrado ci sia questa, questa crisi economica, abbiamo tutti il dovere di non perdere il nostro entusiasmo, non dobbiamo assolutamente sentirci smarriti, ma anzi la manifestazione come quella di oggi ci deve dare parecchio coraggio. E a questo proposito mi, mi domando, e domando anche a voi, ma dal 2007... Cioè, dal congresso di Matera a oggi, questi nove anni di silenzio, che cosa hanno comportato alla categoria? Cosa abbiamo fatto in questi nove anni di silenzio? Io non riesco a trovare una risposta. Sebbene ricordo che proprio in quell'occasione io paragonai i geologi al Titanic. Ricordo che nel mio intervento dissi: Guardate, sappiamo che stiamo andando a sbattere contro gli scogli però continuiamo a far suonare l'orchestrina, continuiamo a ballare sul ponte della nave, continuiamo ad abbuffarci nelle, nelle, nelle tavolate. E a me dispiace che insomma, in questi nove anni non ci sia stato, da allora ad oggi, un momento di, di incontro fra noi, fra noi geologi, un momento di, di dibattito così forte e intenso come queste... Questi tre giorni, e sempre in quell'occasione, ricordo che il rappresentante di un ordine professionale esordì dicendo: Spero, diciamo, che il mio accento riesca a esprimersi bene, oggi perso l'orientamento e aveva perfettamente ragione. In quell'occasione, abbiamo perso l'orientamento e siamo andati a sbattere contro gli scogli. Motivo per cui però non tutti i mali vengono per nuocere e quindi ritengo che solo cadendo ci si può, ci si può rialzare. E questo è quello che dobbiamo fare oggi. Oggi eh, in questo congresso vediamo docenti universitari, liberi professionisti, eh, geologi impiegati pubblici, geologi impiegati nel privato eh, che si sono riuniti, che discuteranno, che si guarderanno negli occhi. La politica non si fa su Facebook. La politica si fa qua, la politica, la politica si fa in manifestazioni, in manifestazioni come, come queste. E, e quindi il messaggio di incoraggiamento lo vogliamo mandare a tutti i 15.000 geologi italiani e tramite questo congresso noi abbiamo puntato oggi addosso i riflettori da parte dei politici, degli amministratori, degli amministratori e dell'opinione pubblica. Quindi queste occasioni non dobbiamo mai perderle ma sfruttarle, sfruttarle al massimo. Ai colleghi eh, professionisti, rappresentanti delle altre categorie professionali eh, voglio rivolgere un invito, cioè quello di, se non c'è un dialogo, di cercarlo, se il dialogo già c'è cerchiamo di amplificarlo. Di farlo, di farlo crescere, è l'unione che fa la forza. Oggi c'è un progetto, credo che sia quello di, di sfinire le categorie professionali, insomma se ne sente uno al giorno, il bancomat obbligatorio e mille, e mille altre cose. Noi dobbiamo continuare a tirare, ad andare avanti e, e a incidere sulle nostre, sulle nostre capacità, su tutte le nostre potenzialità, non dobbiamo cercare di ricadere nel, nell'errore che è stato fatto con la geotecnica, quando con gli ingegneri ci sfidavamo a colpi di pareri proveritate, di eh, norme, leggi, decreti e così via discorrendo, il problema della geotecnica si è risolto da solo, perché non c'è più l'oggetto del contendere, l'edilizia è morta, è finita, quindi non si fanno più direttamente le, le, le relazioni geotecniche e eh, in questo scenario penso che anche la Fondazione del Consiglio nazionale dei Geologi debba fare, debba fare la, sua, la sua parte e stiamo cercando di, eh, di muoverci su due, su due filoni, un filone che riguarda la certificazione e un filone che riguarda invece la, eh, la formazione. Vi premetto che eh, la, la Fondazione è stata istituita nel 2010, quindi 5-6 cinque, cinque, anni fa e eh, quando diciamo, si ventilò l'opportunità che io diventasse presidente della fondazione mi ponevo le stesse domande che vi fate voi oggi. Che cos'è la fondazione? A cosa serve? Dove può arrivare? Quali prospettive ci sono? Ebbene, eh, io mi sono, per forza di cose, mi sono dovuto documentare. E ho avuto l'opportunità di verificare come la Fondazione possa essere il braccio armato del Consiglio nazionale dei geologi, come ha migliaia di opportunità per fare crescere questa formazione. È chiaro che per fare tutto ciò ci vuole la collaborazione di tutti noi geologi, ci vuole la collaborazione di tutti gli ordini professionali e noi in Fondazione siamo aperti ad ascoltare le istanze che vengono da tutti da tutti i colleghi, io anche alla fine del congresso sono a vostra disposizione per ascoltare le vostre richieste e i vostri suggerimenti. Tornando diciamo, ai filoni sui quali eh, come Centro Studi, Fondazione Centro Studi stiamo lavorando, per quello che riguarda la eh, certificazione va detto che questa eh, quest idea è nata proprio qua in Campania, presso il consiglio dell'ordine dei geologi della campania e questa idea è stata data in prestito alla fondazione perché questa potesse, potesse svilupparla e oggi al riguardo siamo arrivati eh, a buon punto tant'è che a, a fine mese avremo noi la visita dell'ente nazionale di accreditamento affinché anche la fondazione e centro studi possa provvedere alla certificazione del prodotto intellettuale del geologo, quindi mi riferisco alla certificazione dello studio geologico di, di, di eccellenza. Eh, Nell'intervento successivo al mio il dottore Qualano, geologo, ci darà ulteriori informazioni per quello che riguarda la certificazione. Per quello che invece riguarda l'altro la, filone e quindi la, la formazione, eh, stiamo cercando di, di, di lavorare... Non su quello che già c'è. Io penso che sarebbe ridondante andare oggi a fare un corso sulle prove geotecniche di laboratorio. È qualcosa che già c'è, già se ne parla da anni. Stessa cosa le norme tecniche sulle costruzioni, dal 2009. Insomma, penso che chi lavora, chi fa la libera professione ormai già sappia di che cosa si tratti. Quindi, stiamo cercando e inizieremo a lavorare con una serie di iniziative dedicate alla formazione su eh, nuove prospettive. Della, della geologia, un esempio valga su tutti: sulla geotermia, sulla green economy, sulla smart city. Quindi, cercheremo di andare a trattare nella formazione degli argomenti nuovi che possano sviluppare e fare crescere ancora la nostra, la nostra professione. Per quello che riguarda la professione, mi sto per concludere. Perché ho visto che già la dottoressa mi sta guardando, ma sto completando. Eh, per quello che riguarda la, la formazione, penso che comunque è un dovere di noi professionisti eh, aggiornarci, non perché lo stabilisce oggi la legge e quindi la formazione è obbligatoria, deve essere qualcosa che nasca da, da noi, qualcosa legata alla nostra passione, qualcosa che è legata poi alla creatività che è sempre la, la base dei, della nostra formazione, della nostra formazione culturale. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi convinto che il finale dei geologi ancora non è stato scritto ma da oggi qua a Napoli dobbiamo iniziare a riscrivere il nostro futuro. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie al dottor Tortorici e come ha già annunciato durante il suo intervento, adesso salutiamo Gianluca Qualano, responsabile appalti pubblici a Credia. Buonasera a tutti e innanzitutto un grazie alla Presidenza del Consiglio nazionale nonché alla Presidenza della Fondazione e dell'Ordine ospitante che in qualche modo... Uh, è stato precursore in un'iniziativa che adesso in pillole cercherò di uh, spiegare in qualche modo ai più che non sono agli addetti ai lavori. Uh, sono anch'io geologo casualmente, ma uh, nella fattispecie mi occupo nei appalti pubblici nell'ente nazionale di accreditamento. Chi è l'ente nazionale? Ne avrete forse sentito parlare, un ente che nasce nel 2009 a seguito di un regolamento comunitario che prevedeva appunto all'interno uh, di ogni Stato membro comunitario appartenente alla Comunità Europea. La nascita e l'istituzione di un ente nazionale. L'ente nazionale è di fatto è un ente a partecipazione pubblica-privata. Eh, non a caso i soci sono circa 70 e individuiamo tutti i ministeri, tutta la pubblica amministrazione, le associazioni di categoria e in ultimo anche gli ordini professionali. Mm, ne cito qualcuno, anche se il vostro, purtroppo il nostro, non è ancora presente, ma sarà un invito, anche magari, a prender parte come soci anche dell'ente nazionale. Sono presenti colleghi. Comunque professionalmente collegati a quelle che possono essere le nostre attività, quali possono essere gli ingegneri, i geometri e quant'altro. L'ente nazionale ha un compito ben chiaro: il compito è quello di essere, ho sentito parlare prima di braccio armato della fondazione del centro studi rispetto al Consiglio nazionale. Bene, è il braccio operativo della pubblica amministrazione, da un lato, e rientra appunto in quell'ottica, in quell'obiettivo della spending review. La pubblica amministrazione sappiamo che non può in qualche modo garantire con le proprie risorse talune attività di controllo o comunque non riesce in qualche modo a farle capillarmente o comunque in maniera programmata, ecco quindi che l'ente nazionale si pone in ausilio alla pubblica amministrazione per tutta una serie di controlli, per tutta una serie di attività che portano come luogo comune la valutazione della conformità. Anche prima chi mi ha preceduto ha parlato di qualità, parola inflazionata, ha parlato di professionalità, idem, di competenze, di trasparenza, di imparzialità. Tutte belle parole che poi alla fine è difficile trovare e capire e concretizzare se effettivamente io professionista sono opero in qualità, sono effettivamente imparziale, sono trasparente e sono professionale. L'ordine garantisce, la professionalità garantisce ovviamente l'iscrizione nell'essere appunto abilitato ad esercitare una certa professione, eppure nelle attività poi in cui il geologo, perché in quest'oggi rappresentiamo i geologi, in qualche modo deve eh, attuare la propria professionalità, non c'è nessuno che poi magari dà l'enfasi, quel giusto valore aggiunto all'attività professionale della nostra categoria. Ebbene l'ente nazionale appunto cerca in qualche modo, su un mandato comunitario internazionale, di, eh, inserirsi, di inserirsi in qualche modo in maniera capillare nel sistema nazionale, economico-finanziario, proprio a garantire, a supportare tutte le professioni e la, tutto il mercato nel valorizzare appunto competenza, professionalità, indipendenza e imparzialità. Ebbene, ehm, che, che non so tutti quanti avete, avrete sentito che il 19 di aprile è stato approvato il codice appalti, un codice che sicuramente un, eh, copre buona fetta della produzione interna lorda italiana che comunque riguarda tutte le professionalità e sicuramente anche noi geologi. Ebbene, quel codice a parte è stata una rivoluzione, dal momento in cui è permeato, e infatti l'ente nazionale è molto soddisfatto dei lavori che sono stati fatti fin dalla legge delega appunto al ricepimento delle direttive, perché è permeato di quello che viene chiamato valutazione di conformità. Come vedrete nell'articolato, più volte si annuncia e si esprime il concetto di valutazione di conformità, cioè garantire, appunto, che un soggetto, un operatore economico, sia in grado di operare, sia in maniera corretta, sia in maniera appunto di dare un valore aggiunto al mercato. Ecco la qualità del servizio. Si parla addirittura oggi di qualificazione delle stazioni appaltanti, oltre che gli operatori economici. E anche per le stazioni appaltanti è stato trovato un metodo, anche in quel caso incentivante premiante, che è data dalla valutazione di conformità. Perché parlo di valutazione di conformità? Parlo appunto nel eh, garantire che il servizio erogato da un professionista, in questo caso un geologo, venga fatto secondo criteri di qualità, di conformità, ma non alla legge, perché ovviamente la fondazione che ha creato, appunto, che è stata istituita cinque anni fa, e che devo dire e devo fare gli elogi perché è la prima nella categoria dei professionisti che si è diciamo, in qualche modo mossa e comunque ha intrapreso un percorso di accreditamento, è eh, da elogiare dal momento in cui ha capito che forse ad un certo punto il professionista si è svilito, la professionalità di noi geologi ma anche di altre professioni, si è un po' svilito a quello che è eh, l'operato secondo l'iscrizione ad un ordine professionale. Ebbene, l'ordine c'è, sei è obbligato ad essere iscritto ad operare e quindi in qualche modo non si sostituisce la fondazione ad un ente già preposto, ma di sicuro la fondazione si propone un obiettivo, quello di dire tu geologo sei iscritto, sei sicuramente competente nel fare quelle attività io come fondazione garantisco non che tu sei bravo, ma garantisco che tu emetti sul mercato un servizio d'eccellenza. Perché a questo punto siamo tutti iscritti, pertanto nessuno mette in discussione la nostra professionalità, ma di sicuro nessuno ad oggi mette in luce chi opera in maniera di eccellenza o meno. E quindi l'Ente e la Fondazione in particolar modo appunto ringrazio per questa iniziativa, per un percorso intrapreso da più di un anno che ha visto proprio negli ultimi giorni alla luce, la prima fase documentale presso l'ente di accreditamento, ci aspichiamo entro fine giugno di venire presso la fondazione, di effettuare, di completare l'iter e di aspicare che anche altre professioni, e so che in qualche modo si stanno anche i nostri colleghi comunque non geologi, si stanno muovendo in questa direzione. Porto i saluti della Presidenza di Accredia e ringrazio ancora e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie a Gianluca Qualano. Stiamo arrivando verso la fine di questa prima giornata e affidiamo la relazione di chiusura a Francesco Fragale, presidente dell'Ordine Geologi della Calabria, in rappresentanza della conferenza dei presidenti degli ordini regionali dei geologi. Grazie, saluto tutte le autorità presenti. Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, il Consiglio Nazionale dei Geologi, i Presidenti degli Ordini Regionali, tutte le colleghe e i colleghi che sono presenti stasera. E chiudere, ringrazio la conferenza dei Presidenti per avermi affidato questo, questo incarico di chiudere questa, questa prima giornata congressuale. Beh, non è un compito semplice per diversi motivi, è anche ovvio, si arriva alla fine di una giornata abbastanza lunga e articolata, Subendo la stanchezza, l'attenzione cala e, e allora bisogna essere brevi, ma essere troppo brevi è difficile a valle di tante relazioni molto articolate e interessanti, fatte da eh, comunicate da esperti autorevoli della politica, delle istituzioni e dell'università. Ora, sicuramente, una eh, considerazione va fatta subito: tutte le relazioni hanno avuto un comune denominatore. La professione geologo è fondamentale, è importante anche dal punto di vista sociale. In un paese come il nostro, lo abbiamo detto, lo sappiamo bene, siamo geologi che soffre cioè è esposta particolarmente al rischio idrogeologico, ai rischi geologici in genere, tra cui quello idrogeologico, quello sismico, siamo in Napoli, anche quello vulcanico. E infatti il nostro ruolo è fondamentale sia nelle fasi di prevenzione, prevenzione in cui è stato. Molto chiaro, molto esotivo, il professore Barberi che saluto, eh, ma anche in carriera emergenze, purtroppo noi veniamo eh, considerati spesso a valle dei fenomeni che avvengono, eh, considerati quasi i becchini, qualcuno diceva fai la conta dei morti. Eh, però non è corretto, non è corretto che, si che venga associata sempre la figura del geologo um, alle catastrofi geonaturali. Ai terremoti, alle frane, all'alluvione e quant'altro. E questo è stato ribadito più volte stamattina sia dal presidente Peduto e dal presidente Franco Russo del, eh, del Consiglio regionale dei geologi della Campania. Il geologo fondamentalmente è un progettista, fra virgolette, è un conoscitore della, della, della geologia, un rispetto, è un geologo. Il suo compito fondamentale, è quello, non è soltanto quello di conoscere le dinamiche della terra e quant'altro, ma anche di, è essenziale, indispensabile per, per le costruzioni, per la pianificazione territoriale e negli studi per gli interventi sul territorio di qualunque tipo. E non solo: il geologo ha una incredibile potenzialità di competenze che spesso, abbiamo visto stamattina, ci sfuggono. E qualcuno ce la siamo fatta pure come dire, rubare da altre categorie professionali. Si è parlato infatti di geotermia, cioè il geologo è fondamentale anche nella valorizzazione, nella ricerca delle, delle energie rinnovabili, ne ha parlato anche il professore, il professore Barberi e, 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 e anche, altri, anche altri relatori che si sono succeduti. Dunque è una professionalità eh, poliedrica, incide significativamente sulla crescita dell'economia locale, sul benessere sociale ed è fondamentale per la sostenibilità della vita sul nostro pianeta. Questo è stato detto più volte stamattina e dobbiamo tenercelo bene in mente. Tuttavia, nonostante questo grande, questa grande potenzialità di, e eh, di competenze, non riusciamo a sfruttarle appieno, spesso per mancanza proprio di riferimenti normativi, di regolamenti che possono valorizzarle. Allora bisogna intervenire. Oggi, insomma, molte delle relazioni hanno, mh, hanno puntualizzato questo aspetto. Bisogna intervenire anche normativamente per puntualizzare queste nostre competenze. Eh, sappiamo, la figura del geologo, eh, per esempio, è stato detto, è imprescindibile negli studi per il corretto sfruttamento della, delle risorse naturali, la green economy, geotermia ancora in testa. Eh, il geologo è un esperto del paesaggio e noi siamo i conoscitori del paesaggio perché ne conosciamo la dinamica, la formazione, noi conosciamo la, eh, la variazione, le modificazioni morfologiche dei, dei luoghi, per cui siamo i veri conoscitori del paesaggio. È l'unico professionista che è esperto e che ha competenza sulle geodiversità, riguardo ai geositi, geomorfositi, geoarcheositi e quant'altro. E ne dico ancora una, è stato ricordato anche dal rettore, dal rettore Crisci dell'Università della Calabria, che peraltro è un geologo. È di supporto fondamentale anche nella ricerca di storia antica. Con la geoarcheologia, voglio dire, è una ha tantissime sfaccettature, tantissime possibilità di, mh, lavorative, però purtroppo sarà il momento economico particolare. Eh, a stento i geologi riescono alcune volte a sbarcare il lunario e il reddito medio, che non diciamo per questione anche di eleganza, non è esaltante dei geologi. Ora, Mm, facciamo una piccola analisi di quello che ci siamo detto oggi. Il Presidente Peduto ha ricordato che la nostra è una professione giovane, c'è cioè 50 anni, è eh, istituita nel 63, 20 anni addirittura agli ordini regionali, quindi sono ancora più recenti, più giovani. E, e per essere voglio dire, una professione giovane ecco, può soffrire di peccati di gioventù. E mi riferisco, richiamo l'intervento stamattina del Professore Crisci. E ci siamo fatti fra virgolette, fregare alcune delle nostre competenze no, da, altre, da altre categorie professionali, eh, perché ci siamo magari fissati su altri aspetti che mh, ci hanno portato probabilmente a, ad andare anche in crisi. In Italia siamo circa 14.000. Noi se ci confrontiamo alle altre categorie professionali della tecnica beh, siamo veramente mh, pochi eh, rispetto, non lo so, agli ingegneri piuttosto agli architetti. E nonostante questo ampio spettro di, di, di competenze, abbiamo un reddito che è un esaltante mh, e paradossalmente, che dire, eh, i, nostri, eh, i nostri colleghi eh, non riescono, mh, cioè, parliamoci chiaro, io da Presidente dell'Ordine Regionale, quante telefonate ricevo da colleghi? Cosa possiamo fare per migliorare questa professione? Noi, grazie al Consiglio Nazionale, grazie agli altri ordini regionali, siamo riusciti a organizzare questo, questo evento che eh, rappresenta il primo passo verso questa strada che dobbiamo percorrere per cercare di migliorarla. Ora, mh, la nostra professione è uscita fuori oggi, mh, è la meno rappresentata anche nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici. E in un paese come il nostro, particolarmente esposto ai rischi geologici, beh, questo è grave. Quanti di voi, a quanti di voi è successo di andare... Una, in un ufficio o pubblica amministrazione, cioè a, a parlare con un tecnico di una. discutere un progetto una, di una relazione geologica legata a un progetto e, e non essere. e, e dover interloquire. Con un professionista, con una figura professionale della tecnica, che non è un geologo, che non ha competenze in materia, è un ingegnere con tutto rispetto, magari un architetto, però non ha le competenze geologiche per poter discutere di, di questioni geologiche, come noi non abbiamo le competenze per discutere, di, di, di istruire, quindi parlare di una, pro, di una progettazione eh, di tipo strutturale, di un progetto di un ingegnere. Ora, eh, l'università. Il professore Conticelli è stato molto chiaro, ha, fatto una, eh, ha rappresentato questa grande crisi dell'università, dell la carenza, la, la riduzione incredibile di numero di iscrizioni alla, al corso delle scienze geologiche. Eh, beh, sicuramente questo rappresenta qualcosa, dice qualche cosa, qualcosa che assolutamente non va bene. È legato sicuramente alla evidente insostenibilità reddituale, c'è un forte disinteresse verso questa professione. Probabilmente anche perché le, nostre, le, le, le richieste del mercato sono in continua evoluzione e quindi andrebbero, eh, come dire, eh, aggiornate e eh, rese più, mh, più vicine alle necessità appunto del mercato. Modificare la legge Germini, è stato anche stigmatizzato questo stamattina da più parti. Germini, l'accorpamento dei corsi di laurea ha penalizzato tantissimo molti corsi di laurea, tra cui quella delle scienze geologiche. E questo naturalmente crea dei grossi problemi che, su cui bisogna riflettere. Ora, che dire? Oggi è stato detto a più parti la necessità di proporre, di suggerire proposte normative alla politica. Ebbene, domani i 12 tavoli tematici discuteranno di questo: 12 tavoli tematici, ognuno per il proprio settore, dal rischio idrogeologico a quello sismico e piuttosto che. E le risorse acque o professioni e società, ecco, discuteranno delle criticità della, de, del settore per individuare insieme, sinergicamente, una eh, appunto, redigere questa carta della, della geologia, carta d'Italia. Ora, il, il fabbisogno qui che è cambiato. E si è parlato di politica di, eh, di, che interviene poco riguardo a questi nostri problemi, si è parlato di sicurezza del territorio, di protezione civile con Mauro Dolce, c'è cioè il dottore Grassi, responsabile di missioni di sesto geologico, Chiarabba, di Insomma sappiamo bene che il diritto, la sicurezza è un diritto e questo deve essere rispettato assolutamente. Però bisogna dire di essere obiettivi. Cioè in realtà negli ultimi tempi qualcosa penso sia, sia cambiata. Non a caso esiste adesso il, la missione Italia Sicura, il sesso idrogeologico, oppure vedi l'obbligo attraverso la legge 100-2012 dei piani di emergenza comunale per i comuni, anche se sappiamo bene che poi molti comuni non ottemperano a questo, a questo a quest obbligo, per esempio in Calabria. Eh, circa il 50% ancora si è dotato di questo piano di emergenza comunale ma la stessa cosa, eh, so che la stessa percentuale nel Lazio, nella, nella Campania, anche in Sicilia siamo grossomodo su queste percentuali oppure i finanziamenti della, eh, per la microeconomia sismica quindi diciamo che qualcosa è cambiato, è, sta cambiando ma tuttavia ancora i buoni propositi superano però, come dire, superano i fatti perché esiste una lentezza burocratica incredibile e l'abbiamo sentita poc'anzi cioè si parla di Sarno a distanza quasi di 20 anni ancora per completare il progetto di Sarno questo non, è, non va bene c'è cioè, un'altezza burocratica che frena le iniziative e poi purtroppo le risorse che, che bisogna investire che, di cui si tiene, sono sempre troppo poco rispetto alla reale necessità auspichiamo quello che diceva prima il dottore Grassi che da 600 milioni di euro si passerà a breve al 1200 fino a 2 milioni di euro ma noi lo speriamo tanto e, insomma, da questo quadro emerge che la politica che ci governa deve riflettere maggiormente su problemi che riguardano il territorio, in un'ottica esaustiva e, e pragmatica più di quella attuale. Ora, io quando si parla di messa di sicurezza del territorio faccio riferimento sempre ad una comunicazione dell'onorevole Realacci, no? Presidente della, quarta commission, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Quando ha detto a un certo punto, ha comunicato che ha dichiarato che la vera grande opera per il nostro paese è la realizzazione di un piano nazionale con il dissesto idrogeologico. Ma io penso che sia proprio vero questo, che detto una cosa molto, molto vera. Ma è sceso in campo recentemente anche il presidente della Repubblica Mattarella. La settimana scorsa a Campobasso ha parlato eh, di come incide il dissesto idrogeologico sulle economie locali puntualizzando quanto appunto le economie, le economie siano influenzate da questa, dal problema del distesso idrogeologico. Ma già in campo era anche sceso Papa Francesco l'anno scorso, un anno e mezzo fa circa, no? con l'enciclica, vi ricorderete, l'ho sì. Beh, in quell'occasione il Papa è stato molto chiaro. Bisogna proteggere, salvaguardare questo pianeta che è la nostra casa comune. E lo stesso Papa anche... Eh, evidenziato l'importanza di educare i cittadini, se ne è parlato anche oggi. L'educazione, noi sappiamo bene, eh, rappresenta il primo passo verso quella strategia di prevenzione di cui tanto parliamo, però poi spesso non riusciamo a, eh, come dire, ad avviare, a renderla concreta. Eh, e il Papa l'ha detto, ha detto che bisogna educare, creare quella cittadinanza ecologica. Si parlava di che si va nelle scuole, lo diceva il mio preceduto poco fa per comunicare, per eh, erudire gli studenti, già le scuole medie, le scuole superiori, sui rischi geologici cui sono esposti i territori in cui eh, ove risiedono. Ora, e, i geologi su questi temi naturalmente possono dare un, un grande contributo, veramente importante eh, al, al Paese. E, e naturalmente questo può sicuramente eh, rappresentare occasioni di lavoro per i stessi professionisti, quindi bisogna muoversi. Stamattina sono emersi anche altre considerazioni che mh, accentuano ancora di più l'importanza del ruolo del geologo nella nostra professione. Mi riferisco al ministro Galletti, ci ha inviato una comunicazione molto, molto bella, molto interessante. Il ruolo del geologo è strategico, cioè evidenzia e sottolinea l'importanza del nostro ruolo professionale, eh, che la geologia deve essere compresa ed intesa come reale veicolo per la crescita economica del nostro Paese. Che la geologia rappresenta un valore aggiunto che serve a valorizzare anche le risorse del territorio, che la nostra attività professionale rappresenta una parte essenziale dell'assetto produttivo della società. Ma uh, leggendo queste parole, io penso che cioè, di che cosa dobbiamo. perché ci preoccupiamo così tanto. Allora, mettiamoci insieme in maniera sinergica, perché sarebbe un peccato, no? Abbandonare questa. Eh, cioè non sforzarsi quantomeno per rendere più produttiva e più eh, importante la nostra professione questo nel lavoro e il lavoro ne ho già parlato prima se ne è parlato anche oggi in maniera eh, ricorrente c'è una crisi che incombe ormai dal 2007 eh, come, si può, come si può combattere come si può contrastare ma io penso che forse si può si debba cominciare proprio a consolidare e strutturare meglio gli attuali ambiti occupazionali della nostra professione, perché alcune volte sono sottovalutati. Aumentandone anche la qualità, e ne parlava prima il presidente della, della Fondazione del Consiglio Nazionale, Portorici. Aumentare la qualità è forse, è forse una, è una strategia, eh, è, una buona, è un buon motivo, è una buona occasione per mh, rilanciare il nostro, la nostra professione. Individuando nuovi settori lavorativi, abbiamo detto che cioè siamo poliedrici, abbiamo tante competenze e non riusciamo a sfruttarle appieno. Eh, indirizzare la professione verso le reali richieste del mercato, è stato detto stamattina da più parti: il mercato cambia in maniera molto eh, rapida e noi dobbiamo essere pronti a reagire, a, eh, come dire, ad aggiornarci a queste richieste, attraverso naturalmente la formazione di cui parlava. Anche prima il, il presidente Tortorici della Fondazione del Consiglio Nazionale, ma soprattutto attraverso l'università, cioè chi forma poi il professionista giovane che è l'università. Ancora riassumendo brevemente le maggiori criticità che si sono, abbiamo riscontrato oggi, dunque, dobbiamo prendere atto che esiste un crollo dell'interesse verso la nostra professione, e questo è legato. Sicuramente anche a problema reddituale. Io, è la terza volta che lo dico, però, questa è una cosa molto importante perché noi campiamo di geologia, non abbiamo altri lavori, quindi, questo è importante che venga ripetuta questa insostenibilità reddituale. Eh, L'università dovrebbe mh, maggiormente adeguarsi alle richieste del mercato, quindi, formare, mh, adeguare la formazione alla professione, secondo le richieste del mercato, e soprattutto è stato detto da. Da professore Guadagno, ma io ne parlavo già con, con il collega amico Paolo Spagna, la 328 2011. 2001, scusate, beh, quella voglio dire è il DPR che stabilisce le nostre competenze professionali. Allora l'università dovrebbe prendere il maggiore atto di questo DPR e cercare di, di formare gli studenti, quindi i futuri professionisti geologi, secondo quanto proprio, eh, le competenze che sono indicate da questo DPR. Scarsa presenza di geologi nella pubblica amministrazione. Questo è un altro errore, un'altra cosa gravissima e lo dico ancora per la seconda volta, oggi è stato detto diverse volte. Nell'ambito del dell'amministrazione dello Stato occorre prevedere assolutamente la presenza di un geologo in pianta organica. Io voglio ricordare a riguardo un'iniziativa della regione dell'Anci dell'Emilia Romagna con l'Ordine dei geologi dell'Emilia Romagna da applaudire, hanno fatto questo accordo di, di sottoscritto questo accordo e secondo cui ecco, la possibilità di impiegare un geologo so che è una, è una cosa difficilissima molto, non è una cosa semplice da, da poter eh, però ecco un segnale di questo accordo che è stato fatto fra l'Anci quindi associazione nazionale dei comuni italiani con l'ordine dei geologi per eh, cercare di studiare una, una possibilità di impiegare un comune nei, comuni, eh, di dotare i comuni in pianta organica di un geologo e poi voglio anche ricordare legge regionale 33 della regione Sardegna eh, a valle delle alluvioni che colpirono nel settembre 2014 se non sbaglio o 13, 2013 ecco. Allora, allora ecco che la regione, eh, la regione Sardegna è riuscita a eh, indirizzare dei fondi 300.000 euro per tre anni per impiegare geologi nei comuni con eh, territorio ad alto rischio idrogeologico Ecco, questo è qua. Su questo, qua, su questo, qua, su questo qua, bisogna insistere, è molto importante. Bisogna prendere esempio. Io, sia per quanto riguarda la regione che rappresento, come Giorgio, sia in Calabria sia l'iniziativa ANCI, sia questa legge regionale l'ho portata alla politica regionale per farne prendere atto appunto per poterla ecco, eh, realizzare anche da noi. Ora, eh, vado, mi avvio alle conclusioni. Bisogna insistere su iniziative che sono già in itinere, mi riferisco a Moscat, onorevole Moscat, da applaudire, il geologo di zona, io, io non credo ci sia in sala un geologo che nel corso della sua attività eh, di, di, di sua presidenza non abbia scritto un articolo oppure comunicato in assemblea di questa possibilità del geologo di zona, penso a tutti, è un sogno. È il sogno di, di, di tutti, insomma, avere questo geologo che si mette gli scarponi, no? quindi fare presidi territoriali e va a fare il geologo, come comunicava stamattina eh, il professore di cui non ricordo il nome. E servizio geologico in ogni regione, ma noi invece assistiamo al contrario. Mi pare che in Calabria non esista un servizio geologico regionale. Forse in Lazio c'era stato tagliato fuori. Ah, vabbè, chiedo scusa. Però ecco, bisognerebbe prevedere l'obbligo di dotare tutte le regioni di un servizio geologico regionale. Insistere sui presidi territoriali, di cui tanta esperienza la regione Campania, e mi riferisco a DDL Cuomo, poi il riconoscimento della figura del geologo paesaggista detto prima, noi siamo esperti del paesaggio, noi conosciamo, noi sappiamo perché si è formato quel paesaggio, perché conosciamo l'evoluzione morfologica che ha portato a quella formazione, a quel determinato paesaggio e quella è un'attività professionale che noi potremmo sfruttare nell'ambito dei geoparchi, dei neuroparchi e quant'altro. E poi stabilire normativamente anche le nostre competenze mh, nel settore delle energie rinnovabili, geotermia, perché non esiste, non è normata ancora. I ruoli e le competenze del settore specifico. Progetto CARG, è stato detto poco fa bisogna completarlo, c'è cioè è inaudito, cioè, la cartografia geologica per noi geologi è la materia prima, cioè la, proprio il punto di base per partire, per lavorare, è come dire a un autista che, che porta gli autobus, sì tu fai l'autista dell'autobus, però tu l'autobus non, non te lo do, e come lo fa l'autista? E questa è una cosa che anche va rivista e bisogna insistere su questo. Legge Mariani, si ricorda Legge Mariani, da Renzulli, e, sì mi trovo pienamente d'accordo, bisogna insistere anche su legge Mariani. E certificazione di qualità è un valore aggiunto, secondo me molto importante, perché darebbe, non lo so, quella, alzerebbe sicuramente di tono anche il nostro prodotto professionale. Erudire i cittadini, gli studenti, sull'attività, sulla professione di geologo penso che anche questo sia importante, perché ancora il cittadino eh, quando, parla, quando sente geologo come diceva all'inizio di questa mia relazione, immagina subito il terremoto e la frana piuttosto che l'alluvione o l'eruzione vulcanica. Ma non è così. Non siamo progettisti, come diceva stamattina il presidente Franco Russo. Ora io mh, chiudo qua, mi fermo. Bisogna garantire un futuro migliore alla professione, sicuramente. Oggi, anzi, questo congresso, come ha detto all'apertura stamattina il presidente Peduto, rappresenta il primo, il primo passo di, una, di un percorso che bisogna fare insieme sinergicamente con la politica e eh, quindi con altre, le altre forze, le istituzioni e con le università per me rappresenta il, il tassello, a me messo, il, tassello di un grande, il primo tassello di un grande mosaico che va composto naturalmente insieme sinergicamente e soltanto in questo modo io penso che si possa mh, appunto migliorare questa nostra professione Te e tenere ancora a galla, grazie Grazie, e siamo arrivati a tutti i relatori che sono intervenuti contribuendo all'alto livello di, questo, di questa prima giornata e tutti voi che avete partecipato con grande interesse. L'appuntamento è domani mattina alle 9. Grazie, buonasera.